Intanto buonasera a tutti, io vi ringrazio per essere qua questa sera. Per chi non mi conoscesse, sono Juan Guidi, sono un attivista di Milano e questa sera modererò questo incontro che faremo sul signoraggio bancario. Intanto vi presento un attimo gli ospiti che abbiamo. Qui alla mia sinistra abbiamo l'autore del libro L'incantesimo della moneta, che è Fabrizio Dresda, nostro attivista di Taranto. Alla mia destra abbiamo Marco Valli, che subito dopo di me introdurrà un saluto che faremo a una giornalista. E ancora alla mia destra come ospiti abbiamo Sergio Morandi e Constantin Demeter dell'iniziativa Moneta Intera. Iniziativa perché in Svizzera iniziativa significa referendum, per cui loro stanno facendo questo referendum appunto contro il signoraggio bancario. E poi vi spiegheranno un po' cosa significa moneta intera, qual è l'obiettivo di questa iniziativa, quali sono i vantaggi della moneta intera, eccetera, eccetera. Intanto io passo la parola a Marco per quanto Aspetta che riguarda. presento la pagina, siamo sulla pagina Cose che nessuno vi dirà di nocensura.com, una delle più grandi pagine contro il signoraggio bancario. Vai. Perfetto. Marco. Niente, io ti ringrazio Giovanni, ringrazio Max Gaetano e tutti gli organizzatori di questo evento e volevamo cominciare dedicando proprio anche questo evento a una giornalista d'inchiesta, Daphne Caruana Galizia, che ha donato la propria vita in quanto lunedì questo è stata vittima di un bruttissimo attentato a Malta. E questa giornalista era venuta addirittura al Parlamento europeo di recente a denunciare quello che era lo scandalo legato alla grande evasione fiscale, al grande riciclaggio di denaro che esiste nel mondo e nell'Europa di Juncker e della grande. Europa dell'ipocrisia che in questo momento ci troviamo a dover scoperchiare per quelli che sono i suoi meccanismi. Era venuta al Parlamento europeo, aveva fatto la sua audizione nella commissione d'inchiesta Panama Papers, aveva portato tutte le sue indicazioni. Ovviamente queste informazioni che ha portato alla luce insieme ad altri giornalisti d'inchiesta, sono informazioni che a quanto pare sono scomode perché coinvolgono poi personaggi politici, grandi imprenditori e collusioni a quanto pare con la mafia. Stiamo leggendo un po' di tutto in questi giorni sui giornali e quindi ci sentiamo di dedicare a tutte le persone come Daphne che combattono ogni giorno per scoperchiare questo muro di omertà che c'è anche nel mondo politico e come Movimento 5 Stelle noi in questi mesi, in questi anni di lavoro al Parlamento europeo abbiamo portato diverse proposte proprio per tutelare i giornalisti come lei che fanno queste inchieste importantissime e che dovrebbero ottenere una tutela nel momento in cui, soprattutto come lei, hanno ricevuto minacce denunciate, perché questa persona 10 giorni fa aveva proprio denunciato di aver ricevuto delle minacce, ecco, e non è stata aiutata per tempo. Quindi fondamentale anche le nostre proposte legislative, se l'Unione Europea deve proprio fare qualcosa, che faccia delle cose buone come coinvolgere gli stati in quella che è una tutela necessaria a personaggi che indagano sui poteri forti, su chi ricicla tanto denaro e su chi ha appunto collusioni con questo tipo di sistemi. Quindi ci tenevamo a dedicarle questa serata e fare appunto a lei questa dedica che ci dava un po' di forza anche poi dopo il nostro discorso. Adesso lasciamo la parola al relatore principale della serata che presenterà il libro. E quindi prego Fabrizio quando vuoi. No. Allora, adesso Abbiamo gli in svizzeri prima. scaletta avevamo Sergio e Constantin, poi parlerà anche Fabrizio. E niente, io intanto, come vi ho detto prima, loro rappresentano questa iniziativa che è Moneta Intera. Le domande che volevo fargli fondamentalmente, così chiaramente anche potete ovviamente parlare liberamente di quello che state facendo, però magari spiegare un attimo anche a loro che cosa significa moneta intera, visto che credo che sia importante, giusto? Sì, prima lascerò Constantin spiegare l'iniziativa. Io volevo dire solo due parole per quanto riguarda l'importanza di questa iniziativa. Molti di voi si chiederanno perché vengono spesso invitati gli svizzeri a parlare di questa iniziativa, perché l'esito di questa iniziativa avrà un impatto
non soltanto sugli svizzeri ma anche su tutti gli europei e anzi sulle popolazioni di tutto il mondo. Quindi è importante che venga seguita questa iniziativa, è importante che abbia successo, e perché se avrà successo in Svizzera avrà successo nel resto del mondo. La moneta intera è la conclusione di un processo che è iniziato negli anni 30, dopo la Grande Depressione, quando un numero di economisti importanti americani hanno cominciato a elaborare un sistema che permettesse di evitare crisi future simili a quella della Grande Depressione che si era verificata negli Stati Uniti. E ovviamente tutti i principali economisti americani hanno sottoscritto questo tipo di sistema, solo che la lobby bancaria non ha permesso che questa idea venisse attuata sotto forma di legge e venisse introdotto questo sistema. Poi ci sono stati successivamente premi Nobel, come il francese Maurice Allais, Allais, che ha portato avanti un discorso simile, fino poi arrivare all'ideologo tedesco che è alla base di questa iniziativa, che ha definito, finalizzato un sistema molto, da un punto di vista anche pratico, molto efficace e che permette non soltanto di evitare una crisi drammatica come l'ultima che si è verificata nel 2008, ma che permette di riportare una forma di giustizia sociale che e di maggiore eguaglianza che è scomparsa, che scompare sempre di più ormai, che vediamo sparire sempre di più. Quindi quello che vogliamo fare è, noi lottiamo per questa iniziativa e adesso lascio Costantin spiegare in che cosa consiste e speriamo che ci siano domande anche da parte vostra perché possiate essere coinvolti in questo sforzo che stiamo facendo. Grazie Sergio. Ringrazio anch'io tutti voi per essere venuti in questa conferenza. Ringrazio il Movimento 5 Stelle, il mitico Max Gaetano per l'organizzazione e tutti i partecipanti naturalmente. Per rispondere un attimo a Juan anche, moneta intera significa innanzitutto franchi svizzeri emessi dalla Banca Nazionale Svizzera. E vedremo dopo perché effettivamente oggi il denaro sui nostri conti non sono franchi svizzeri. Suppongo alcuni di voi conoscano il romanzo Momo di Michael Ende, che è anche l'autore del libro La storia infinita. Ora, nel 2011 in Svizzera è stata fondata l'Associazione Modernizzazione Monetaria con l'acronimo MOMO, allo scopo di lanciare un'iniziativa popolare per una riforma monetaria. Questo acronimo è stato scelto non a caso, perché nel libro di Michael Ende i cosiddetti signori grigi rubano il tempo ai cittadini, convincendoli che il tempo possa essere risparmiato e messo da parte e riottenuto più tardi con interessi. Chiaramente ciò non funziona e la conseguenza fu che i cittadini lavoravano sempre più in fretta, sempre di più, e qualsiasi attività che non era lucrativa venne considerata una perdita di tempo. Quindi si ebbe sempre meno tempo per la cura degli anziani, per esempio, per occuparsi dei bambini, per l'arte, per lo studio e così via. E tutta la città divenne sempre più triste, cupa e grigia, come i signori stessi. Ora, suona vagamente familiare questo, vero? Infatti, Michael Ende ha confermato in una sua lettera che il suo libro è una critica al sistema monetario basato sulle teorie di Rudolf Steiner e Silvio Gesell. Perché, in effetti, l'attuale sistema monetario ci ruba tempo, oltre che rubarci soldi. Sono stati fatti diversi studi che hanno quantificato il costo del capitale rappresentante incluso nel prezzo finale dei beni e servizi, ovvero l'interesse cumulato
che è stato necessario pagare per ottenere il capitale per la produzione di tutti questi beni e servizi. E il risultato è stato che sulla media di tutti i beni e servizi è stato il 35% consiste nel costo del capitale. Detto in altro modo, vuol dire che circa un terzo del nostro tempo lavorativo lo impieghiamo esclusivamente per pagare il costo del capitale. Poi potremmo aggiungerci anche alcuni giorni di lavoro per pagare l'interesse sul debito pubblico, in più chi ha debiti privati dovrà lavorare ulteriormente per pagare l'interesse su questo debito. Ora, nel libro la ragazzina Momo riesce a restituire il tempo ai cittadini con vari sotterfugi. E ciò che vuole fare l'iniziativa Moneta Intera è anche, questa è una parte di quella che l'iniziativa Moneta Intera vuole fare. Quindi nel 2014 abbiamo iniziato la raccolta firme e nel 2015 abbiamo consegnato alla Cancelleria Federale 110.000 firme e quindi presumibilmente nel 2018 andremo in votazione. E questo è già di per sé un evento storico di rilevanza mondiale. I cittadini svizzeri potranno decidere in votazione il loro sistema monetario. E questa è una delle rare iniziative in Svizzera che è partita dai singoli cittadini, perché solitamente sono i partiti che le fanno partire oppure grandi organizzazioni. Quindi è stato anche molto più difficile naturalmente raccogliere tutte queste firme senza avere le infrastrutture e le risorse di un partito. Ora voglio fare una domanda a voi. Chi di voi regalerebbe i suoi soldi a una banca e poi, per poi richiederli come prestito e pagare interessi? Nessuno. Non lo farebbe nessuno, vero? Sarebbe assurdo. E invece quello che come privati non lo faremmo mai lo stiamo facendo a livello statale, praticamente in tutto il mondo. Gli stati si indebitano oggi con i propri soldi. Questi sono i nostri debiti pubblici. Oggi la maggioranza dei cittadini infatti crede che il denaro sia creato dalla banca centrale oppure dai governi, ma in realtà non è così. Solitamente le monete sono create dalle zecche statali e sono utilizzate per la spesa pubblica, cioè il ricavato, il cosiddetto signoraggio dalle monete viene utilizzato per la spesa pubblica. Le banconote invece sono create dalle banche centrali, emesse dalle banche centrali e prestate alle banche, mentre tutto il resto del denaro in circolazione, ovvero tutto il denaro elettronico, chiamato anche moneta scritturale, che è il denaro che noi abbiamo sui nostri conti, è creato dalle banche private. Nella zona euro questo denaro è l'82% di tutto il denaro in circolazione, quindi la grandissima maggioranza è creato dalle banche private. Ogni volta che una banca concede un credito, essa inserisce la rispettiva cifra sul conto del cliente con il computer, creando denaro che prima non esisteva. La banca non è andata a prendere questo denaro da nessuna parte, non l'ha preso dai risparmiatori, l'ha creato sul momento dal nulla. Inoltre, potrà sembrare incredibile, ma le banche oggi possono anche creare denaro per effettuare investimenti. Effettivamente una banca può creare denaro oggi e acquistare immobili, metalli preziosi, titoli e altro. Tutto ciò che le banche devono avere è una riserva minima obbligatoria di denaro emesso dalla banca centrale a fronte del denaro che loro hanno creato. Nella zona euro questo è un solo per cento. In Svizzera sono 2,5%, ci sono paesi come l'Inghilterra, l'Australia e altri paesi che non hanno riserva minima obbligatoria. Quando un credito viene restituito, il denaro scompare nuovamente. Quindi oggi abbiamo una massa monetaria costantemente instabile, è sempre in fluttuazione. Non possiamo avere una massa monetaria stabile in questo sistema. Ora, qualcuno potrà dire, ma io affinché posso effettuare i miei pagamenti con questo denaro elettronico e affinché quando io vado in banca a ritirarli o al bancomat mi vengano dati, a me non interessa chi li crea. Ma ciò è un grandissimo errore, perché il sistema monetario attuale ha delle gravi conseguenze per tutta la società e per l'economia. Innanzitutto i cittadini perdono centinaia di miliardi di euro e di franchi, perché appunto il denaro è emesso come debito anziché essere emesso come valore positivo e essere un utile per la collettività.
Il sistema causa bolle speculative perché l'80% del denaro che le banche creano oggi finisce nell'economia finanziaria anziché in quella reale, dove causa bolle speculative e inflazione di beni patrimoniali come ad esempio di immobili. Il nostro denaro oggi è estremamente insicuro proprio perché il denaro che noi abbiamo sui nostri conti non è né euro, non sono né euro né franchi svizzeri, ma è denaro privato emesso dalle banche private ed è solo una promessa a euro o franchi, è insomma un surrogato di euro o di franchi. E se una banca fallisce oggi, quel denaro può semplicemente dissolversi nel nulla, perché in effetti non è mai esistito come tale. Il sistema attuale crea una disuguaglianza, amplifica cioè il divario tra i ricchi e i poveri, ed è una questione sistemica, perché per avere denaro in circolazione oggi dobbiamo per forza indebitarci e quindi pagare interessi. Gli interessi finiscono quasi sempre a chi già possiede patrimonio, quindi vi è una costante ridistribuzione dal basso verso l'alto, dai meno abbienti ai più abbienti, che è sistemica. Questo avverrebbe anche se tutti i soggetti economici si comportassero in maniera equa e morale, avremmo lo stesso questa ridistribuzione dal basso verso l'alto. Il sistema attuale crea una disparità di condizioni perché le banche, cioè un unico soggetto economico, ha il diritto di creare denaro per i propri investimenti. Nessun altro soggetto economico può fare questo. I privati, lo Stato e le imprese devono possedere veramente il denaro per che hanno bisogno per i loro investimenti. Le banche possono crearlo loro stesse. Oggi quindi, oggi siamo costretti a indebitarci per avere denaro in circolazione. Cioè, è un paradosso, ma è la realtà economica oggi. Tutto il denaro in circolazione rappresenta debito. Non possiamo avere denaro senza avere debiti e allo stesso modo non possiamo sdebitarci senza ridurre patrimonio. No, non è possibile in questo sistema. Questa costrizione al debito crea anche una crescita forzata con le rispettive conseguenze ambientali, perché appunto il denaro quando scompare, quando il debito viene restituito, il denaro scompare nuovamente, quindi dobbiamo nuovamente indebitarci per avere denaro in circolazione. In più l'interesse non è creato insieme al credito, quindi per ottenere il denaro necessario per pagare l'interesse dobbiamo nuovamente indebitarci. Tutto ciò crea una crescita forzata, in modo che possiamo dire che oggi è veramente matematicamente impossibile avere un'economia sostenibile in questo sistema monetario. Tutte le misure ecologiche che adottiamo in questo sistema monetario potranno essere, nel migliore dei casi, solo dei palliativi, perché non vanno a curare una delle cause principali. Infine, il sistema che abbiamo oggi è estremamente complesso, cosicché persino molti economisti stentano a comprenderlo. Noi abbiamo diversi emittenti di denaro, abbiamo diversi aggregati monetari, cioè tipi di denaro, e abbiamo due cicli monetari separati. E non comprendere il sistema monetario, a mio avviso, è una cosa gravissima, perché appunto il sistema monetario influisce fortemente su tutta l'economia, su tutta la società, quindi dobbiamo comprendere il suo funzionamento e perlomeno sapere chi emette il nostro denaro e chi beneficia da questa emissione di denaro. Ora vediamo un attimo in cosa consiste la riforma monetaria proposta dall'iniziativa Moneta Intera in Svizzera. Innanzitutto, tutto il denaro sarà emesso dalla Banca Nazionale Svizzera. In questo modo la Banca Nazionale potrà finalmente regolare efficacemente la massa monetaria, cosa che oggi non è in grado di fare, benché sostenga di esserlo. Quindi le banche non potranno più creare denaro, in questo modo verranno evitate le bolle speculative perché alle banche verrà sottratto il carburante autoprodotto per investimenti speculativi. Quindi le banche, se possono lavorare solo con denaro che hanno, posseggono veramente o che hanno ottenuto in prestito, saranno più caute, tenderanno quindi di più a investire nell'economia reale dove magari fanno meno profitti, però sono investimenti più sicuri, piuttosto che fare investimenti più rischiosi, ma più
più proficui nell'economia finanziaria. Se tutto il denaro è emesso dalla Banca Nazionale, si crea anche una parità di condizioni. Tutti i soggetti economici potranno solo lavorare con denaro che possiedono veramente, anche le banche non possono più creare denaro, quindi sono messe alla pari di tutti gli altri soggetti economici. Secondo punto dell'iniziativa moneta intera è che il denaro verrà emesso esente da debito, distribuito alla Confederazione, ai cantoni oppure ai cittadini. In questo modo diventa un utile per la collettività e in questo modo si potrebbero o ridurre le imposte, si può ridurre il debito pubblico o si può distribuire il denaro direttamente ai cittadini, questo lo deciderà poi il Parlamento. Comunque, in qualunque modo, sarà un utile per la collettività. Se la Banca Nazionale emette denaro in questo modo, esente da debito, viene eliminata la costrizione al debito. Cioè noi avremo in circolazione tutto il denaro necessario per l'economia senza che questo denaro sia debito e senza che dobbiamo pagare interessi su questo denaro. Quindi, eliminando questa costrizione al debito, riduciamo anche la pressione alla crescita a tutto beneficio dell'ambiente e viene ridotta anche questa ridistribuzione sistemica dai meno abbienti ai più abbienti. L'ultimo punto dell'iniziativa moneta intera è che i conti correnti saranno tenuti esternamente ai bilanci delle banche. In questo modo, anche se una banca dovesse fallire, potremmo semplicemente trasferire questo denaro a un'altra banca senza che un cliente perda un solo centesimo. In questo modo possiamo eliminare anche il problema del too big to fail, ovvero delle banche troppo grandi per fallire, e possiamo liberare lo Stato dalla presa in ostaggio delle banche. Infine avremo un sistema molto più semplice, perché col sistema proposto da noi avremo un solo emittente di denaro, un solo tipo di denaro, ovvero franchi svizzeri, emessi dalla Banca Nazionale Svizzera, e un solo ciclo monetario. Quindi abbiamo visto che una riforma monetaria già di per sé avrebbe numerosi vantaggi e potrebbe contribuire a risolvere molti dei problemi attuali. Ma una riforma monetaria non è una panacea per tutti i mali, saranno necessarie anche altre misure, però una riforma monetaria è un primo essenziale passo affinché anche altre misure possano essere veramente efficaci. Se veramente intendiamo risolvere i numerosi problemi economici, sociali e ambientali che abbiamo oggi, non possiamo assolutamente lasciare che il rifornimento del carburante necessario all'economia avvenga sotto forma di debito emesso dalle banche private che agiscono a scopo di lucro e non in base alle esigenze della società e dell'ambiente. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Allora, sei stato molto, molto chiaro, io non so, pensavo, facciamo fare domande dopo, alla fine. Volevo giusto dire una cosa. Se qualcuno volesse fare, sì, pure, certo. Sì, il modello che ha esposto Costantin e che è quello che si prefigge moneta intera sembra un po' fantasioso, quasi irrealizzabile, non siamo abituati a pensare che per avere del denaro bisogna sempre indebitarsi. In realtà non è così. Non è così, ma è già anche oggi, perché in tutti i paesi, compreso l'Italia, come la Svizzera e tutti gli altri paesi dell'euro, abbiamo già in piccola parte un sistema di moneta intera e che sono rappresentate dalle monete metalliche. Le monete metalliche sono emesse dagli stati tramite la zecca e rappresentano un valore positivo per la collettività. Quindi questo sistema esiste già, solo che rappresenta una frazione minima. L'altra cosa importante che penso possa interessare soprattutto al Movimento dei 5 Stelle è quello per cui c'è uno studio che è stato messo a punto da due rappresentanti, l'ideologo di moneta intera, Josef Huber, e da un partecipante all'iniziativa moneta intera, Thomas Mayer, ambedue tedeschi, che
hanno, affermano in maniera, argomentandolo in maniera logica, che sia possibile introdurre moneta intera senza che un paese dell'euro debba uscire dall'eurozona. Ora, io spero che qualcuno del Movimento 5 Stelle si faccia avanti e ci possa chiedere come questo sia possibile, perché rappresenterebbe la soluzione ideale per un paese come l'Italia. Quindi noi chiudiamo la parte legata all'iniziativa moneta intera con questo, questa speranza, e ci auguriamo che tutti voi ci possiate seguire attivamente affinché la nostra, il nostro sforzo possa avere successo. Grazie. Approfitterei per l'assist da parte sua su quello che ha detto lui. Voce. Ma io penso che l'iniziativa sia lodevole innanzitutto perché è un'iniziativa che parte dai cittadini, e quindi qui dobbiamo prendere esempio dalla Svizzera, che ha uno strumento che dà la possibilità di portare temi anche di questa caratura, perché rivoluzionare il sistema monetario oggi non è una cosa semplice, però sono temi importanti che coinvolgono tutta la collettività, quindi c'è uno strumento. Ovviamente lo strumento è di questo tipo: in Svizzera il referendum dà la possibilità a qualcuno di proporli ogni volta che ha raccolto le firme, e poi ovviamente il Parlamento vaglia queste iniziative e indice un referendum dove ci saranno ovviamente motivatori del sì, motivatori del no, si va a votare senza quorum, perché tu puoi anche decidere di fregartene, poi dopo se la politica la fanno gli altri, cavoli tuoi da questo punto di vista, però è un'iniziativa democratica, quindi a prescindere da questo è fantastico come strumento. Poi le motivazioni legate alla sovranità monetaria e legata ad oggi questa non sovranità monetaria che hanno di fatto tutti i cittadini che adottano una moneta a livello planetario oggi, ecco, è qualcosa su cui bisogna far riflettere un po' tutti, perché finché sono poche persone a parlarne sono emarginati, nel momento in cui tanti si informano allora potrebbe diventare un'iniziativa pacifica e allo stesso tempo attuativa e politica. Quindi complimenti a voi che avete fatto questa iniziativa e a tutte le persone che ci credono e che portano avanti in modo pacifico qualcosa di democratico che obiettivamente, una volta scoperto, potrebbe anche fare arrabbiare palesemente tanti, come è nel caso di chi studiano magari da anni le questioni legate alla sovranità e legate alla moneta. Tipo Draghi? Io invece volevo farvi una domanda così veloce, anche magari per loro. Fino a quando porterete avanti questa iniziativa? Fino a quando avete intenzione di andare avanti con moneta intera? Ma si voterà nel 2018. Uh-huh, non sappiamo ancora la data, ma sarà, presumiamo che sarà o in giugno o settembre 2018. Avete e dopo anche... chiaramente, mettendo che passi, certo, bisognerà, dopo ci sarà il processo legislativo. Dovremo dopo comunque seguire, perché dopo noi abbiamo fatto una proposta di testo di Costituzione, uh-huh, che dopo dovrà essere trasformato in legge. Quindi non finisce comunque. Avete già qualcosa anche in media, vi stanno ostacolando oppure state riuscendo ad andare avanti? Giusto per dare qualche informazione un po' su come si sta svolgendo. C'è di tutto, ci sono i media che ci sostengono, altri che ci oppongono, altri che ci boicottano, c'è un po' di tutto. Ho capito. L'importante è che i media adesso, grazie a questa iniziativa, sono costretti a tematizzare questa cosa. Questo è anche il nostro, l'obiettivo principale, di aprire un dibattito sulla questione monetaria. Questo è l'obiettivo principale. Questo adesso avverrà, sta già avvenendo, ma più si avvicina alla votazione più diventerà intensa la cosa, chiaramente. Assolutamente. E l'altra cosa è che ci sono già dei movimenti simili al nostro in altri paesi, ma soprattutto l'ultima novità è anche che dagli Stati Uniti ci si è accorto, è una piccola frangia di persone, ma sono economisti o anche rappresentanti del mondo finanziario, e questo è diciamo, l'aspetto interessante, che ci guardano, ci seguono con molta attenzione e sono disposti ad impegnarsi anche personalmente per la nostra iniziativa. Il fatto che dagli Stati Uniti venga un segnale di questo tipo rappresenta, nel bene o nel male, una forma di avallo per questo tipo di iniziativa, che potrà dare una spinta ulteriore verso un possibile successo.
ce l'auguriamo. Puoi dire del 5 febbraio cosa succederà? Ecco, il 5 febbraio proprio c'è un economista che, americano che ci sostiene, che ha organizzato una conferenza in un luogo molto importante a Zurigo, dove parteciperanno personalità di spicco a livello mondiale che sono favorevoli alla nostra iniziativa o al modello che porta avanti la nostra iniziativa, e un paio di rappresentanti che sono contrari all'iniziativa ma estremamente di spicco. Poi al momento opportuno riveleremo quali sono questi nomi, perché pensiamo che ci sarà un grosso seguito mediatico. Tra l'altro, almeno così ci saranno i motivi per cui non sono contrari. Assolutamente. È una cosa bella del dibattito, esatto, democratico. Esatto. Tu hai delle ragioni forti, loro vanno loro, e ci si trova, e l'opinione pubblica deve farsi un'idea su quello che è un confronto aperto. Giusto? Assolutamente. Speriamo che il deputato Valli abbia tempo di andare a... Non sono un deputato svizzero, quindi effettivamente penso che questa sia un'iniziativa svizzera, e spero che in Italia ci si doti degli stessi strumenti democratici. Diciamo che però gli economisti e le persone che saranno invitate a parlare a questa grande conferenza sono personalità di tutto il mondo, quindi dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dalla Francia... E quindi la conferenza è aperta a tutti, per cui se dovessi essere interessato ti inviteremo, perché sembra importante che si possa essere sempre aggiornati su quello che succederà. Sarà in lingua inglese, immagino. Sarà tutta in lingua inglese, ovviamente, sì. Niente, allora io intanto per le domande... Dopo facciamo presentare allora, cose, facciamo, se poi date il cambio con Fabrizio, che l'audio migliore è in quel punto lì. Se volete scrivervele, se non ve le ricordate, facciamo una tornata di domande finali. Io intanto volevo presentarvi Fabrizio Dresda, che appunto di Taranto, è laureato in lettere moderne, è un ricercatore nell'ambito della specie umana. E appunto io volevo solamente così fare un punto un attimo, perché questo mi sembra uno dei libri che è molto completo per quanto riguarda sul signoraggio, per quanto riguarda la storia sia sulla parte più storica che nella parte moderna. Quindi io la prima domanda che ti faccio è: che cosa ti ha ispirato a scrivere questo libro? Beh, allora innanzitutto ringrazio Max Wang dell'organizzazione dell'evento e degli amici svizzeri del deputato 5 Stelle, amico Marco, che hanno partecipato. E cosa mi ha spinto? Allora, studiando gli interessi principali che mi ha mosso verso questo campo, cioè la sovranità monetaria, no? Il sistema finanziario, è stato senza ombra di dubbio lo studio della storia della nostra civiltà, del nostro mondo artificiale, perché noi viviamo in un mondo decisamente artificiale. E, ripercorrendo quindi le tappe, no, di questa, con tutti i suoi vari aspetti biologici, ecosistemici, sociali, ci si può rendere conto chiaramente che nell'epoca moderna, in modo particolare, ma non solo, quello che si viene delineato, no, anche dal punto di vista filosofico, è l'idea dell'uomo come homo economicus, cioè l'uomo come agente economico. Quindi la nostra vita, la nostra società è determinata, questo è pacificamente riconosciuto da chiunque, dalla macchina economica, cioè dalla produzione e scambio di merci e servizi e di forza lavoro. Ovviamente questa produzione di merci e servizi e lo scambio, la ragione di scambio che determina le nostre società, hanno un mezzo nello stesso tempo materiale e oggi sempre più immateriale, quindi un mezzo sia materiale che concettuale, che ne determina il movimento, e che è la moneta. Possiamo chiamarla moneta, denaro, come vogliamo, però ci intendiamo in questa maniera. Uno, nel dibattito pubblico,
ma non solo, poi mass mediatico, accademico, ci sono argomenti di cui si parla tanto, e spesso si straparla, no? Potremmo anche citare l'alimentazione, per esempio, e argomenti invece di cui non si parla quasi proprio. E, guarda caso, è un elemento così centrale nella nostra vita, soprattutto moderna, che è il sistema monetario. Come viene creata la moneta? Come, quindi, chi, come si creano i soldi che abbiamo in tasca, chi li crea, come li crea, perché è facile fare un giro per le strade e domandarlo a qualsiasi persona e vedremo che difficilmente otterremo risposta, seppur della più vaga. Allora, vediamo un poco come ci possiamo avvicinare all'argomento, che ha radici storiche comunque lontane e complesse, che noi insomma adesso vediamo veramente in grandi linee. Oggi la moneta, una piccola premessa, viene emessa e controllata da soggetti quasi sempre privati o comunque, se formalmente pubblici, che agiscono in modo privatistico. Quindi trattano l'emissione della moneta come se fosse di una proprietà, di proprietà privata. In Italia, formalmente, fino all'ingresso dell'euro, era la Banca d'Italia a gestire l'emissione e la creazione di moneta. Oggi lo fa per interposta persona, visto che ha il privilegio, nell'Unione Europea, la Banca Centrale Europea. Se ripercorriamo la storia, vediamo che l'emissione della moneta è un tratto distintivo della sovranità monetaria e a sua volta la sovranità monetaria è un tratto imprescindibile della sovranità tout court, della sovranità quindi statuale, politica. Quindi risiederebbe nel potere del sovrano, del re, il potere di battere moneta, così come quello di... La parola della signora tu stesso deriva proprio dal signore. Da signore, certo. Quindi come amministrare la giustizia, difendere il territorio e via dicendo. La parola signoraggio, come dicevi giustamente tu, deriva dalla figura del signore che batteva moneta. Anticamente gran parte, chiaramente, del sistema monetario era basato sulla moneta metallica e il valore, la differenza tra il valore nominale e il peso effettivo del metallo veniva incamerato dal signore, appunto l'aggio del signore. Questa differenza, in linea di massima, serviva più che altro per aiutare i costi di produzione e di trasporto della moneta. In realtà un grande storico del Medioevo come Marc Bloch, in un suo testo fondamentale che è Le lineamenti di storia monetaria d'Europa, ci dice che in realtà, e questo ci dice come in realtà l'argomento sia davvero quasi tabù anche nel mondo accademico, in realtà già da anticamente l'appannaggio del conio, no? Della zecca, quindi la produzione quindi di moneta, era spesso data in appalto a dei privati, a dei cambiavalute, a dei mercanti, perché i primi banchieri non erano altro che dei mercanti, il cui nome spesso che gli viene dato era quello di cambiavalute. Quindi quello della sovranità monetaria è un problema che ci accompagna da lungo tempo e tutta la storia della civiltà è, pensate un po', basata sul debito. Peccato, pensate, la parola peccato, noi siamo il peccato originale, la parola peccato deriva sia dal greco che dall'aramaico, una parola, ofelema, che vuol dire debito. Cioè, in principio era il debito. La redenzione è un termine tecnico latino che vuol dire redimere il proprio debito. La parola libertà, libertas in latino, vuol dire liberarsi dalla schiavitù. La schiavitù era quasi sempre dovuta ai debiti. Quindi questo ci dice che è un problema davvero di lunga e complessa, di lunga data e di complessa origine. Avvicinandoci al mondo moderno, vediamo che con l'origine della Banca d'Inghilterra, alla fine del 1600, il signoraggio viene monopolizzato, quindi l'emissione di moneta a debito dello Stato, quindi a debito della popolazione, viene originato con la Banca d'Inghilterra nel 1600 in modo sistematico, viene praticato in modo sistematico su tutto il territorio nazionale.
Questo modello poi verrà riprodotto in tutte le grandi economie capitalistiche occidentali. Come funziona, semplificando ai giorni d'oggi? La banca centrale stampa moneta e la dà in cambio allo Stato, che dovrebbe essere in realtà il beneficiario e il possessore originario di questa moneta, lo dà in cambio di titoli del debito pubblico. Qual è il punto? In realtà sembrerebbe un giro semplice di carte, però dietro la carta che dà la banca centrale c'è un costo di produzione mediamente di 30 centesimi che comprende tipografia, trasporto e quant'altro, però nello scambio la banca centrale fa valere il valore nominale impresso su questi biglietti di carta. Invece dietro la carta dello Stato, i titoli del debito pubblico, c'è il lavoro, il sudore della fronte intero alla popolazione. E questo semplice e banale meccanismo, insieme a quello delle banche commerciali, che adesso vediamo velocemente pure, dietro questo meccanismo c'è tutta la macchina economica dello Stato, quello che chiamiamo tasse, imposizione fiscale, debito pubblico, quindi le tasse che serviranno principalmente per pagare il debito pubblico. Ci saranno tutti i vari meccanismi di crescita e di decrescita di crisi economica. Una piccola parentesi, questa grande rivoluzione concettuale nel concepire la moneta non come uno strumento passivo ma uno strumento di potere, noi in Italia possiamo dire tranquillamente che abbiamo avuto un pioniere in tal senso, che è stato Giacinto Riti, giurista di formazione, docente di diritto internazionale all'Università di Teramo. Fu uno dei primi, in particolar modo durante gli anni 90, a denunciare la pratica del signoraggio bancario come lo strumento politico dell'elite finanziaria di schiavizzare, no? Di schiavizzare i popoli occidentali in primis, no? La parte del capitalismo, e tramite il modello capitalistico esportato in tutto il mondo, il resto ovviamente del pianeta. Giacinto Riti, tra l'altro, che ebbe il raro coraggio di denunciare la Banca d'Italia per usura, associazione a delinquere, falso ideologico, falso in bilancio, istigazione al suicidio. Pur non riuscendo a vincere la sua causa, la procura romana riconobbe che era stato dimostrato l'oggetto materiale in realtà del reato. Purtroppo mancava la dimostrazione del dolo, per il semplice fatto che la pratica di stampare moneta così come viene fatta era sempre stata, era consuetudine, era sempre stato fatto così in poche parole. Quindi Giacinto Riti è stato sicuramente in questo campo dove veramente sono stati per lungo tempo pochi gli intellettuali che si sono esposti o hanno approfondito l'argomento, è stato un esempio di coraggio e di profondità intellettuale come pochi, perché due concetti, il valore indotto dalla moneta e la moneta come fattispecie giuridico, sono fondamentali per capire. Cioè la moneta non è altro che una convenzione, cioè il valore indotto, quindi dalla circolazione, perché in sé per sé la moneta è un pezzo di carta o di metallo, di poca o nulla utilità, è solo nel momento che entra nello scambio e ha come controvalore, no? Questo controvalore una merce, un servizio, quindi in termini marxiani era l'equivalente generale per qualsiasi merce, solo allora acquisisce valore, quindi solo chi, no, sta vendendo la merce la sta accettando, perché potrà a sua volta comprare nuova merce, chi acquista valore. Quindi siamo noi stessi, no? Come attori economici, come produttori, come lavoratori e quant'altro, a dare valore alla moneta. Lo Stato deve nient'altro che garantire la disponibilità di questa materia prima, cioè i soldi alla popolazione per far girare l'economia.
La struttura finanziaria mondiale, per rendere comunque chiaro un attimo lo schema, è fatta, diciamo, a tre livelli. Ci sono le banche commerciali, che hanno come sbocco principale, quindi, prestare soldi, investire nei confronti in particolar modo dei privati, delle aziende, dei cittadini. Le banche centrali, che si occupano dell'emissione monetaria, quella cartacea o metallica, mentre quelle commerciali si occupano della moneta scritturale, cioè la moneta bancaria, che consisteva prima, consiste in mutui, cambiali, assegni, quant'altro, e principalmente moneta scritturale si intende la notazione fatta prima su un registro contabile, oggi su un terminale, che è la moneta elettronica. Sopra queste banche ci sono le grandi istituzioni finanziarie controllate a loro volta dalle banche centrali, quindi la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e su tutti la Banca dei Regolamenti Internazionali, la banca delle banche situata proprio in Svizzera. Le banche commerciali spesso, direttamente o indirettamente, controllano le banche centrali. Questo è il caso, per fare due esempi, uno che ci riguarda di vicino è la Banca d'Italia. La Banca d'Italia è una società per azioni. Nonostante formalmente sia un istituto di diritto pubblico, in realtà è una società per azioni controllata per oltre il 50% da due sole istituzioni finanziarie, che sono l'Unicredit e il gruppo Intesa San Paolo. Paradosso dei paradossi, non solo l'emissione monetaria è affidata ai privati, ma anche a stranieri, perché a loro volta queste due banche private hanno nel loro azionariato le quote di capitale maggiori sono detenute da banche straniere. Stesso modo, per esempio, pensiamo alla Federal Reserve, che è la banca centrale americana, detenuta da poco più di una decina di banche private, in mano alla Goldman Sachs, Rothschild Bank e via dicendo. Quindi, inquadrata questa architettura, come funziona l'emissione monetaria? Una parte tocca le banche centrali, con la moneta cartacea, le banconote, emesse dalla Banca Centrale Europea. Tra l'altro potete notare che la Banca Centrale Europea negli euro ha sovraimpresso la C di copyright come a qualsiasi oggetto o merce privata. Il resto 95% è fondamentalmente moneta scritturale emessa a debito dalle banche private. Quindi lo Stato si indebita con la Banca Centrale, i cittadini sono vessati quindi dall'imposizione fiscale, pensate nell'Ottocento è in media massimo del 10%, oggi tocca appunto del 70%. Ovviamente questo aumento dell'imposizione fiscale è parallelo all'aumento del debito pubblico. Pensate, in un paese come gli Stati Uniti la somma di debito pubblico statale e privato ammonta al 400% del PIL. Ovviamente gli Stati Uniti, essendo il centro dell'impero, può permettersi di esportare in modo molto democratico, come possiamo notare, il suo debito nel resto del mondo. L'Iraq, per esempio, è uno degli ultimi esempi. La stessa cosa in Italia. Abbiamo un debito pubblico tra Stato e privati che si attesta intorno al 300% del PIL. Quindi le famiglie sono indebitate, lo Stato è indebitato e tassa le famiglie, quindi questo deprime l'economia, quindi le aziende e i privati sono costretti a loro volta a indebitarsi e lo fanno con le banche private, che creano moneta dal nulla, come i nostri amici ci hanno già sapientemente spiegato e verso cui il referendum, uno dei suoi grandi obiettivi, impedire quindi che la riserva frazionaria possa essere la base del moltiplicatore del credito, cioè da una piccola somma le banche, fino a quando c'era una piccola riserva frazionaria, ma oggi quasi da completamente anche senza riserva frazionaria, creano letteralmente denaro da noi. Ovviamente i cittadini ulteriormente indebitati sono costretti a produrre di più, questo crea grande pressione dal punto di vista sociale, perché
aumenta la competizione. Il capitalismo, si sa, è il luogo della competizione, del profitto, ma questo meccanismo, unito a quello dell'interesse, crea ancora di più un aumento vertiginoso della competizione che ha ricadute non solo su una parte enorme dell'umanità. Pensate che oggi, ancora oggi, nonostante la sovrapproduzione alimentare, un terzo del pianeta muore letteralmente di fame. E dal punto di vista ambientale, perché produrre, siccome il nostro pianeta è finito, mentre la crescita, no, della produzione è quasi infinita, quella dei soldi è quasi finita, una grande pressione dal punto di vista ambientale, quindi un impatto ecologico devastante. Non a caso, da tutte le fonti politiche, l'ONU, ci viene detto che il nostro modello ormai è quasi insostenibile. Quindi rimettere al centro i valori più importanti della vita. Noi tutti ci sentiamo schiavi dei soldi, no? E di questo sistema finanziario, che tra l'altro le banche controllano i mass media, quindi l'informazione, controllano le multinazionali petrolifere, agroalimentari, petrolchimiche. Ovviamente, creando denaro dal nulla, possono comprarsi quasi tutto. Vorrei chiudere con due piccole annotazioni in questo grande quadro che abbiamo girato in linea generale. Abbiamo degli strumenti come la moneta complementare, il bilancio partecipativo statale, il referendum legislativo come in Svizzera, per riappropriarci gradualmente della nostra sovranità monetaria. Ma un'altra cosa che mi piace aggiungere, visto l'origine del percorso che ha portato questo libro, a questa riflessione sulla qualità monetaria e questo nostro mondo artificiale, che se l'uomo riscoprisse, no, come nel famoso oracolo di Delfi, conosce te stesso, le sue vere origini di animale tropicale e frugivoro, beh, a quel punto veramente il fabbisogno, la moneta muove le merci, ma le merci perché l'uomo ha fabbisogno di merci? Perché vive in un mondo artificiale, contro natura. Il mondo più naturale possibile, il fabbisogno, diceva Rousseau, la libertà non è altro che la libertà del bisogno. Noi, liberandoci, vivendo in natura che ci dona la frutta, quindi dove non c'è agricoltura, allevamento che distrugge il pianeta, e dove il fabbisogno di strutture artificiali nel nostro clima ideale praticamente nulla, la moneta si rivelerebbe solamente un banale incantesimo. Con Fabrizio solamente facendo una domanda veloce, se secondo lui il modello di moneta unica può intera, scusate, voce alta, se moneta intera può essere applicata, no, non voi voce alta, lui voce alta, siamo in diretta per favore, se moneta intera può essere applicata in Italia secondo te, Fabrizio? Sicuramente se è applicabile in Svizzera, che viene considerata storicamente la patria delle banche, con tutte le pressioni politiche, economiche, riguardo della comunità internazionale, no? Perché la Svizzera ha un luogo nella geopolitica, no? E nella divisione internazionale del lavoro specifico, anzi il luogo per eccellenza della finanza, perché non perché in Italia. Chiaramente l'Italia deve affrontarla su due livelli, sia come nazione e sia come Unione Europea di cui fa parte. Però io credo che sia ampiamente fattibile. Certo, sarebbe opportuno, in questo diceva giustamente Marco, fornirci anche degli strumenti come il referendum legislativo, il bilancio partecipativo statale, cioè dare la possibilità che queste iniziative che nascono dal basso, da chi come noi non crea denaro dal nulla e ha tutto l'interesse, in questo caso, per rendere di nuovo il nostro popolo sovrano. Direi che sia veramente molto importante. Grazie Fabrizio, e adesso volevo passare a Marco, a Covalli, il nostro europarlamentare del gruppo Europa Libertà Democrazia Diretta. Volevo iniziare a fare un paio di domande, Marco. La prima è, innanzitutto, se sei d'accordo nel proporre la moneta intera anche in Italia, come l'hanno proposta gli svizzeri, senza per forza dover uscire dall'euro. Si stanno da tempo studiando degli strumenti per cercare di riportare un po' di sovranità nel nostro Stato, nel
modo con cui si può decidere anche di fare un tipo di politica di investimenti. Ad oggi, non avendo sovranità monetaria e avendo limitata la sovranità fiscale, uno Stato non può reagire. E quindi si trovano degli strumenti alternativi, tipo si parla di certificati di credito fiscale o monete alternative, ma c'è anche la possibilità, come giustamente diceva prima Sergio, di utilizzare anche le monete coniate dalla nostra zecca di Stato, dalla Banca d'Italia. Ci sono vari strumenti, ovviamente entrano tutti ad oggi in contrasto ideologico prima di tutto, e poi bisognerà vedere anche se dal punto di vista normativo questo tipo di proposte possono essere implementate o meno. Alla Camera i miei colleghi della Commissione Finanze, ad esempio, avevano provato a proporre dei certificati di credito fiscale per dare un po' di stimolo alla domanda interna, quindi agevolare l'introduzione del denaro che avrebbe fatto girare un po' l'economia, e questo è stato fortemente osteggiato non tanto da un partito democratico o altri partiti che comunque vedevano con interesse l'utilizzo di uno strumento per fare varie campagne in giro, Renzi, perché se uno strumento è buono lo può utilizzare, se lo usano loro per fare regali e vincere le campagne elettorali, ma più che altro è stato osteggiato dalla Commissione Europea e dalla Banca Centrale, che nei loro pareri hanno emesso un parere negativo perché contro le indicazioni sancite nei trattati su l'emissione di nuovo debito o comunque uno spazio fiscale che ad oggi secondo loro non si può utilizzare attraverso questi strumenti. Abbiamo invece secondo me la possibilità di introdurli con delle clausole contabili, che appunto però devi proporle come figura di governo, cioè tu come opposizione abbiamo visto non ce la fai. Come governo, secondo me, subentrano poi dei meccanismi politici che ti permettono anche di avanzare delle proposte di questo tipo. Ovviamente una proposta di inversione del sistema monetario è molto complessa, però è importante, secondo me, iniziare a parlarne con i dibattiti. Io ritengo straordinario quello che siete riusciti a fare in Svizzera con una proposta di questo tipo, perché dà la possibilità di parlarne e di argomentare, dare la possibilità a chi ha le motivazioni pro moneta intera di dire qual è la motivazione loro principale, che stanno studiando da anni e perché vogliono portare questa iniziativa, e dà la motivazione anche ai detrattori di dialogare su questo. Ma è fondamentale parlarne, perché fino ad oggi, soprattutto in Italia, non c'è stata la possibilità. Chiunque negli anni avesse parlato di questi temi veniva marchiato come complottista o personaggio pericoloso perché portava falsità universali, quando in realtà le falsità universali le portano gli altri. Noi viviamo in un periodo storico dove ci sono in Eurozona crisi di debito sovrano, abbiamo un premio Nobel come Stiglitz che dice che questa è una caratteristica di cui si è dotata l'Eurozona, la crisi di debito sovrano, perché non siamo più sovrani. Lui dice uno Stato come gli Stati Uniti o il Giappone potranno sempre ripagare quegli yen o quei dollari perché rimangono sovrani, per quanto anche il loro sistema monetario ha dei problemi legati alla loro banca centrale, però di fatto non hanno ceduto a uno straniero, una banca straniera, il possesso della propria moneta. E quindi negli anni ha subito un'evoluzione ancora peggiorativa, dal divorzio Tesoro Banca d'Italia per arrivare a tutti i vincoli economici. Quindi la proprietà poi dopo del denaro e della possibilità di fare manovre fiscali e monetarie è passata a terzi, molto spesso indipendenti, che però dal mio punto di vista l'indipendenza, come vediamo oggi nelle banche centrali, è legata molto spesso a doppio taglio con l'interesse privato, porta poi dopo a controllare gli stati e la politica con l'influenza di attori esterni che hanno come fine non quello di portare bene per l'interesse pubblico, ma hanno l'interesse a guadagnare. Divorzio Tesoro Banca d'Italia, ovviamente uno dei capitoli della storia più cupi degli ultimi anni, porta la firma di Carlo Azeglio Ciampi e Andreatta, ministro dell'Economia e Finanze, e il nostro debito pubblico, che fino ad allora nel suo tasso di interesse veniva calmierato dall'interesse pubblico dello Stato, lo porta ad esplodere ovviamente da quegli anni in avanti, perché passando nell'interesse del mercato ovviamente da quel momento siamo stati
attaccabili dalla speculazione e controllabili politicamente. Cioè uno Stato che non controlla più la propria banca centrale, che non è comunque molto linkata direttamente tra tesoro e banca centrale, si mette nelle mani di terzi, e questo è il dogma degli ultraliberisti. Cioè dicono: preferiamo un controllore esterno che non sappiamo neanche chi è e che con tanti soldi può influenzare le politiche di un paese, rispetto alla democrazia che può sfociare, secondo loro, sempre in dittatori o persone senza una motivazione politica per il benessere della collettività. Secondo loro, se tu lasci la sovranità al popolo, prenderà il comando sempre un pazzo, un dittatore. Questo, secondo me, è possibile da evitare mettendo degli strumenti trasparenti e di condivisione democratica, e che oggi, soprattutto nel 2017, con gli strumenti tecnologici è fattibile. Cioè, quindi non ci prendiamo in giro, cioè, ci sono le possibilità per invertire come fino ad oggi sono gestite le politiche monetarie e le politiche fiscali dei paesi, e gestito il debito soprattutto. È solo una questione di volontà politica. Speriamo di non arrivare al punto che esploda in mano tutto il meccanismo finanziario a chi lo sta gestendo oggi, e non si ritrovi in una situazione di estrema crisi a dover fare i conti con quello che è abbastanza inevitabile, cioè una crisi finanziaria globale che porta però poi delle conseguenze brutte. Quindi si potrebbe agire prima. Sì, devo ricordare che siamo sulla pagina Facebook Cose che nessuno ti dirà di nocensura.com. Adesso tu puoi finire la tua relazione e poi passiamo alla fase di dibattito. Quello che mi interessa dire è che questo è un processo che storico molto lungo, e negli ultimi anni c'è stata proprio un'accelerazione del processo di cessione di sovranità dagli stati, dal popolo, quindi del potere monetario e fiscale verso queste istituzioni indipendenti e indipendenti tra virgolette, perché poi vediamo che sono gestite dai privati. Quindi i passi partono per l'Unione Europea dal 72, quando è stato istituito il primo serpente monetario, che aveva l'interesse di vincolare la fluttuazione dei cambi degli stati aderenti all'Unione Europea nel 72. Poi si è arrivati allo SME, dove è stato introdotto proprio un vincolo di svalutazione per gli stati sempre aderenti. Siamo arrivati poi al Maastricht nel 92, dove sono stati introdotti proprio dei vincoli alla spesa fiscale di uno Stato e dei limiti di debito pubblico, quindi le famose 3%, 60% di deficit PIL in generale. Cioè, queste sono comunque tutte ulteriori limitazioni alla sovranità di uno Stato che sono state introdotte per via di pensatori che non condividevano niente, non hanno condiviso niente con i cittadini, e che hanno messo in queste condizioni di costrizione gli stati per conto appunto di una loro intuizione, che poi in tutto sommato si sta dimostrando negativa, perché tutto quello che vediamo oggi è un incremento poi del denaro che va attraverso questo sistema a chi ha interesse a speculare, quindi quel famoso 1% che detiene gran parte della ricchezza globale, e i restanti ne rimangono esclusi e vivono appunto nel ciclo economico un po' travolti da quello che è questo sistema. Poi vabbè, il 99 l'euro, secondo me è il vincolo economico più grande sancito all'interno dei trattati, che ci limita la sovranità monetaria, cioè non più oltre a quello, il discorso che abbiamo fatto all'inizio, la proprietà della moneta dei cittadini o meno. Proprio qua non siamo neanche più noi Stato italiano, con tutti i problemi che potevamo avere internamente, proprio abbiamo delegato a Francoforte le politiche monetarie, e da quel punto di vista diventiamo una pedina in un sistema dove appunto ci sono altri 19 paesi ad oggi come noi, e quindi è sempre più difficile poi influenzare questo sistema. Vediamo che alcuni ce la fanno benissimo e magari meglio di noi, tedeschi, però obiettivamente non penso che questo sia un sistema corretto di affrontare la questione politica monetaria, cioè dover rincorrere un interesse particolare rispetto a un altro. Bisogna fare l'interesse di tutti i cittadini, che hanno capito che chi possiede il denaro poi possiede anche il potere politico oggi. Ma è così, è facile: chi possiede la proprietà della moneta e del denaro influenza molto la decisione politica. Ad oggi i liberisti dicono che è indipendente il denaro, ma a me non sembra. Io vedo una situazione dove chi svolge l'interesse della collettività nella gestione del denaro tende a favorire molto spesso
le istituzioni finanziarie e quindi le banche più speculative e chi ovviamente c'è dietro e investe in queste realtà, che molto spesso anche sono ignari investitori privati retail che investono in queste realtà, ma i grossi azionisti, diciamo, sono poche persone che controllano gran parte del mercato e della questione finanziaria. Abbiamo altri passi, cessioni di sovranità pesanti che arriveranno nei prossimi mesi e quindi dobbiamo un pochino informare su questo. Il primo passo, ovviamente, entro quest'anno c'è la ratifica del Fiscal Compact all'interno dei trattati dell'Unione Europea, nell'ordinamento giuridico dell'UE. Cosa vuol dire? Nel 2012 gli Stati, ovviamente come altra cessione di sovranità, si sono incontrati i 25 Stati dell'UE e hanno firmato un accordo che obbliga gli Stati aderenti a questo accordo a rientrare in 20 anni dalla sottoscrizione poi del trattato in una misura del debito, rapporto debito-PIL del 60%. Il nostro paese oggi è al 133%, vorrebbe dire delle manovre da 50 miliardi per i prossimi 20 anni per rientrare di questo, e questo è stato firmato nel 2012 a cavallo del colpo di Stato che è stato fatto ad opera del mercato finanziario nei confronti del non amato Berlusconi, ma però che in quel momento era eletto democraticamente, che è stato destituito e sostituito da professor Monti. Ecco, Fiscal Compact, tra l'altro, solo in Italia è inserito come pareggio di bilancio in Costituzione con la riforma votata da partiti PD, Forza Italia per il bene comune, quando in realtà ci hanno inserito un principio che non ci permette di rispettare tutti gli altri principi della nostra Costituzione, ovvero il diritto al lavoro, la pensione e quant'altro, che il pareggio di bilancio ti impedisce di fare questo tipo di ragionamenti. Quindi Fiscal Compact che entra entro quest'anno, perché nell'arco di 5 anni devono decidere gli Stati, forse entrerà nel diritto normativo UE, che vuol dire un vincolo ancora maggiore perché subentra giuridicamente poi a un livello superiore. Ad oggi il nostro Stato può recedere da questo accordo internazionale uscendone, dopo diventa più complesso perché è un accordo UE, quindi devi trattare poi con anche tutti gli altri Stati e il diritto normativo dell'Unione Europea, che quindi è ancora più complesso. Quindi noi su questo opposizione durissima, perché già abbiamo ceduto sovranità più volte in maniera inconsapevole l'ennesima volta, per poi accorgersene dopo qualche anno sarebbe meglio di no. E poi c'è tutto il discorso legato al futuro dell'Unione Europea, dell'euro, perché ad oggi con tutta la droga monetaria che ha messo Draghi, ricordo, le banche centrali dopo la grande crisi del 2009, il periodo appunto dei mutui subprime, ha iniettato, le banche centrali hanno iniettato migliaia di miliardi nel sistema principalmente finanziario. Poi questo ha dato minimo stimolo anche all'economia reale, perché la massa monetaria è stata veramente enorme. Draghi ha cominciato il quantitative easing negli ultimi anni e ovviamente questa massa monetaria, che si è moltiplicata negli anni per avere degli effetti poi sull'economia reale, creerà bolle, problemi finanziari, speculazione, però nello stesso tempo un po' di assorbimento all'economia reale, sempre minimo rispetto alle politiche monetarie che sono state svolte negli anni passati, sta portando. Quando questa situazione ovviamente di fase ascendente del ciclo economico si trasformerà in fase discendente, ne vedremo gli effetti ancora negativi, e quindi lo sanno Draghi e gli altri, si stanno attrezzando per creare degli strumenti per far fronte alle crisi, però gli strumenti che stanno mettendo in piedi sono strumenti con cure medievali per i paesi ad alto indebitamento, cioè vuol dire ad oggi abbiamo un fondo salva stati con un meccanismo europeo di stabilità, fondo dove noi abbiamo messo i soldi per salvare i greci, tra virgolette, perché prestiamo denaro a tassi usurai a un paese che avrebbe bisogno di ben altro aiuto, e questo strumento vorrebbero trasformarlo, quindi soldi nostri, noi siamo i terzi contribuenti all'interno di questo sistema che ha una dotazione ad oggi di circa 100 miliardi, però dotazione completa sono 700 miliardi. Uno strumento che serve appunto a salvare, tra virgolette, gli stati con prestiti usurai di denaro in cambio di riforme, vogliono trasformarlo in un fondo monetario europeo, gestito tutto da un ministro delle finanze europeo, quindi cessione di sovranità ulteriore su decisioni di politica fiscale che ad oggi, entro i limiti di Maastricht del 3% eccetera, sono in dote agli stati, ecco, vorrebbero darlo a questo ministro delle finanze europeo, che ovviamente in un'Unione Europea fondata nel conflitto di interessi e gestita da
un'ideologia nordista, tedesca, olandese, di questi paesi molto legati al rigore, all'austerità, al principio di pareggio di bilancio, porterebbe ad avere un ministro delle finanze europeo che molto probabilmente sarà un tedesco, comunque di quella filosofia parrocchia lì. Quindi cosa vorrebbe dire lo Stato italiano che in questo sistema economico si ritrova ad avere un debito alto, un problema di debito sovrano, senza quantitative easing aumentano i tassi di interesse, si trova a dover fare delle misure depressive per pagare gli interessi su questo debito pubblico quindi un problema proprio dovuto a questa cessione di sovranità monetaria, e interviene a salvarci un fondo che abbiamo contribuito noi a creare, che ci presta dei soldi per pagare gli interessi su questo debito che ovviamente esplode perché non possiamo controllare, e ovviamente degli speculatori finanziari che ci guadagnano e gli italiani che ci perdono, perché in cambio cosa dovremmo fare? Riforme sulle pensioni, abbattere e vendere tutto quello che è pubblico, quindi sanità, i beni di Stato, le utility, tutto quello che ci è rimasto, diciamo, di tesoretto che fa gola al mercato privato, ecco, non venderlo, svenderlo, che è peggio. Marco, scusami, quindi, è vero che mi risulta che quando c'era la lira la Germania fosse lei quella indebitata e noi con la nostra sovranità monetaria invece eravamo al contrario? Sì, giusto? Ma questo è anche uno degli argomenti che utilizzano per detrarre le questioni legate alla politica monetaria. Dicono no, non si possono utilizzare quelle politiche monetarie come leva nel momento in cui tu vuoi metterti sopra il suolo. No, secondo me ci può essere un sistema competitivo nel rispetto, però stavo arrivando al punto. Il punto fondamentale è: arriveremo a un'altra crisi e vogliono mettere in piedi gli strumenti per i paesi ad alto indebitamento dell'Eurozona, saranno uno strumento degli strumenti coercitivi per obbligarci a svendere tutto quello che ci rimane di proprietà pubblica e svendere anche i nostri diritti, quindi diritti del lavoro, il diritto del pensionato e diritti che quindi sono le famose riforme che vogliono applicare. E dal mio punto di vista riforme neoliberali, deliberiste che vogliono applicare e che per me appunto sono indemocratiche e contro molti principi della nostra Costituzione e delle Costituzioni di tutti i paesi. Quindi obiettivamente su questo bisogna fare molta informazione e cercare di far capire alle persone che i prossimi step di cessione di sovranità hanno non degli strumenti di bilanciamento come vogliono farci credere Macron, la Merkel eccetera, ma porteranno con sé degli strumenti che istituzionalizzeranno, io uso questo termine un po' complicato ma serve a definirlo, istituzionalizzeranno la Troica, cioè quello che è stato il metodo utilizzato con la Grecia per tutti gli altri paesi aderenti all'Eurozona. E ovviamente tutti i paesi che oggi sono nell'Unione Europea e non nell'Eurozona, che hanno fiutato la fregatura, si tengono fuori. Vedi, l'Inghilterra se ne vuole andare, ma grazie al tuo amico, penso, no? Penso, no, io penso alla Polonia, alla Repubblica Ceca, all'Ungheria, paesi per carità che hanno anche loro delle difficoltà interne politiche, questioni legate ai diritti umani importanti da portare avanti, però dal punto di vista economico e monetario hanno capito che mantenere la propria sovranità è importante per evitare appunto di venire poi dopo spolpati da questo tipo di politica neoliberale che ti porta poi dopo a svendere i tuoi diritti e il tuo patrimonio di Stato, cioè l'annientamento degli stati sovrani e della possibilità di autodeterminarsi dei paesi, sostituita da un'ideologia ultraliberista e da una centralità di potere a Bruxelles. Fare atto di fede verso Bruxelles non è facile, perché vediamo che a Bruxelles ci sono non pensatori, luminari indipendenti e che fanno il meglio per l'umanità. Ci sono persone che sono uscite da grandi portatori di interessi privati, quindi che facevano i manager dalla Goldman Sachs a grandi multinazionali che si occupano del petrolio e altri settori, e vanno a ricoprire le cariche di commissari europei, ministri dell'Unione Europea su questi argomenti. Quindi il conflitto di interesse, dicono che non esiste perché sono persone sicuramente preparate, però l'abbiamo visto come una persona molto preparata come il professor Monti poi può fare dei disastri. Era un eufemismo molto, molto, cioè, quindi, in che anno prevedi questo picco? È la fase, allora noi siamo in una fase economica ascendente, quindi adesso ci sbandierano dati positivi, tutto, abbiamo un livello di sottooccupazione che è tra i più alti
nei vari periodi, perché con le nuove riforme tanti sono stati tra virgolette assunti, ma senza diritti e con stipendi miserabili. La disoccupazione rimane molto alta in Italia, e poi ci sono i rassegnati che non vengono mai calcolati dall'Istat, che sono tantissimi. Quindi il livello reale di disoccupazione in Italia è almeno il doppio, ma la stessa BCE a dirlo nei suoi rapporti. Quindi non mentono, cioè riescono anche a non mentire, ma la gente comunque non se ne accorge. Poi i nostri telegiornali continuano a dire i dati Istat senza dire questo piccolo particolare, cioè che sono i disoccupati, i rassegnati, quindi raddoppiano, e poi i sottoccupati, che sono aumentati tantissimo con le riforme volute da Renzi. Cosa succede? Che togliendogli i diritti, questi lavoratori, quando ci sarà la fase discendente del ciclo economico, quindi aumentano i tassi, dei tassi di interesse nelle banche, finisce il quantitative easing, aumenta i tassi di interesse, e poi si arriverà a un'altra fase discendente. E cosa succede? Che un'azienda avrà più facilità poi dopo anche a licenziare, lasciare a casa le persone, e ci troveremo in delle situazioni gravose. Quindi qualche anno, e sicuramente ci sarà un'altra crisi ciclica come sempre nella fase economica. Vedremo se poi basterà rimettere in moto la macchina da parte loro delle politiche espansive, cioè quindi fare politica espansiva monetaria eccetera, farci riprendere, o sarà una crisi che appunto mieterà altre vittime. Ma comunque quelli che guadagneranno sempre saranno gli speculatori e le grandi banche, perché cosa è successo? La cosa principale è successa con la crisi del 2008-2009, abbiamo capito che le banche grosse sono troppo grosse per fallire con questo sistema, e quindi diventeranno sempre più importanti, influenti e poche e pericolosi dal punto di vista democratico, perché... Quindi 2019? Qualche anno forse di più, però di fatto è una, il ciclo economico adesso in una fase ascendente, potrebbe da qui a 5-7 anni vivere la fase discendente, e da lì appunto applicarsi poi dopo un'altra crisi, cioè i tempi sono comunque... ad oggi questi, poi non si sa mai se potrebbe arrivare un qualche altro tipo di bolla, scoppia qualche altro casino che non sappiamo, perché hanno celato dei conti, degli investimenti particolari in Cina o quant'altro, magari una guerra, questo non si può mai sapere, però di fatto il ciclo economico oggi, ripeto, è in fase ascendente, e quando arriveremo nella fase discendente, soprattutto nell'Eurozona, i vecchi problemi si faranno vivere. E quello che sta mettendo in campo oggi sono secondo me strumenti che ci faranno cedere altra sovranità, e purtroppo istituzionalizzeranno il processo della troica che abbiamo visto in Grecia per i paesi ad alto indebitamento. E il debito sovrano, ripeto, è una cosa che abbiamo noi nell'Eurozona e nei paesi del terzo mondo. Questo lo dico io, lo dice Stiglitz, lo dicono Krugman, lo dicono premi Nobel. Che... Noi siamo i grossi. Scusi? Siamo i grossi di noi. In che senso? Siamo Grecia, come Grecia. A pagare come la Grecia? I paesi ad alto indebitamento dell'Eurozona, per quello che è l'idea di Macron e per quella che è l'idea ad oggi della Commissione Europea, di quello che vogliono fare, sì, perché il Fondo Monetario Europeo ci presterà i nostri soldi per pagare gli interessi sul nostro debito, e di fatto ci chiederanno in cambio delle riforme e delle svendite. Vogliono comprarsi, come hanno fatto in Grecia, i nostri porti, i nostri aeroporti, la nostra sanità. Questo interessa al mercato. Non c'è prima la Spagna, no? Guarda, siamo tutti vittime da questo punto di vista, perché la speculazione non ha l'interesse a gestire la collettività. Poi ovvio, sì, fino a un certo punto hanno anche questo interesse, perché si sono resi conto che un mondo di consumatori senza reddito non fa bene neanche alla speculazione fino a un certo punto. Quindi anche lì cercano di trovare delle soluzioni, però il meccanismo che vogliono mettere in piedi è questo, cioè attaccare soprattutto i paesi. Quindi saremo intubati, come si dice. Se non reagiamo, sì, noi stiamo cercando di reagire. Sul Fiscal Compact abbiamo fatto un intervento al Parlamento Europeo calendarizzando una discussione importante due settimane fa. Ovviamente in Italia si parla solo di legge elettorale e nient'altro, però questa cosa del Fiscal Compact entro fine anno per trattato se ne deve discutere. Il trattato intergovernativo prevedeva entro 5 anni una discussione. Ad oggi ben pochi mi sembra che ne stanno parlando in televisione, anche perché c'è molto imbarazzo nelle file del governo, perché alcuni deputati per campagna elettorale vogliono contrastarlo, però allo stesso tempo chi è dietro i partiti, ovviamente parlo del Napolitano o appunto i grandi manovratori, hanno interesse a continuare verso questa cessione di sovranità, e quindi applicare un certo tipo di normativa per loro all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea porterebbe a un'ulteriore cessione di sovranità, e comunque mettere un tassello in più nell'eventuale necessità di fare retromarcia. E poi il progetto di istituzionalizzazione della Troica, quindi Fondo Monetario Europeo e il Ministro delle Finanze Europeo, una discussione che ne hanno parlato
oggi a Bruxelles al Consiglio Europeo, oltre che di immigrazione e altre cose, e si parla dal 2019 di iniziare a mettere proprio dal punto di vista legislativo questa cosa, ovviamente declinata secondo quelli che saranno le volontà da una parte principali della Merkel e di Macron. Gli altri paesi un po' si accoderanno per vari interessi, ma quello che cercano di fare è cercare di fare massa tra Francia e Germania e cercare di farsi seguire un po' dagli altri. Questo è un po' degradante, soprattutto per noi che siamo comunque contributori netti del bilancio dell'Unione Europea, siamo terzi contributori in qualsiasi cosa, ma non, la nostra voce non viene quasi mai presa in considerazione perché appunto siamo gestiti da una classe politica che è finita in qualche modo nel ciclone, si fa condizionare su tutte le scelte, forse anche ricattata su tutte le scelte. Beh, il sistema dei loro figli praticamente. Ah sì, questo sì, assolutamente. Tutti quelli che sono, hanno fatto carriera a Bruxelles hanno fatto carriera sulla pelle dell'Italia e degli italiani. Sì, vorrei iniziare la fase del dibattito con una domanda io breve su come faremo, ti chiedo, nella prossima legislatura senza il nostro alleato, nonché tuo collega e amico Nigel Farage, che ha dimostrato di essere uno dei pochi con le palle a fare discorsi in Parlamento che girano su YouTube, dove lui ha attaccato il gruppo Bilderberg, attaccò Van Rompuy. E cosa ne pensi della sua prossima assenza, che sarà pesante come assenza, no? Parlamento, tutti gli altri sono molto felici perché ovviamente si tolgono dai piedi una persona scomoda. Dal mio punto di vista perdiamo una persona in grado di, è capace, con anche degli speech nel Parlamento europeo che di solito non sono seguiti da nessuno, di dare un impatto a quei 2-3 minuti che poi abbiamo per parlare, molto incisivo, una persona da quel punto di vista che devo riconoscere dei meriti enormi dal punto di vista comunicativo. Vedremo, ci sono tanti altri gruppi politici che ovviamente hanno tante idee diverse, cioè dovete capire che ogni realtà dell'Unione Europea nasce da uno Stato che ha dei problemi diversi, delle radici diverse, quindi anche da lì cercare di mettere tutto insieme, capite quanto sia difficile e come progetto sia forse un po' troppo ambizioso. Forse una cooperazione senza imposizioni funzionerebbe meglio dal mio punto di vista, perché è uno stato di benessere, magari uno riesce a gestire meglio le cose che ovviamente obbligando. Senza Nigel Farage e senza, diciamo, in generale Inghilterra, alcuni sperano di poter fare dei passi avanti in Unione Europea, ma abbiamo visto quali sono i passi in avanti, cioè quindi obbligare ancora di più alcuni stati a fare determinati tipi di politiche. E dall'altra c'è appunto una speranza di un cambiamento, penso alle forze d'opposizione storiche del Parlamento europeo, i famosi BUE, quelli di sinistra radicale, o i Verdi, che cercano in un certo modo di fare l'opposizione, quando in realtà sono funzionari del sistema per quello che fanno, perché di fatto sono un appendice del Partito Socialista. Loro, ecco, sperano che ci sia la possibilità di fare di avere un cambiamento nell'assetto istituzionale dell'Unione Europea che porti a farla funzionare secondo principi legati ai principi fondanti del trattato, quindi solidarietà, belle parole che poi in realtà dei fatti non portano a nessun risultato pratico. Faccio l'ultima domanda, poi partiamo col dibattito. Parlerai con Farage di moneta intera, pensi che potrebbe essere interessato? Ma lui è una persona, secondo me, molto disponibile a argomentare su quello che è un diritto del popolo di autodeterminarsi e di portare avanti delle battaglie pacifiche. L'ha fatto col referendum in UK, ha sostenuto, per quanto incostituzionale, il diritto di manifestare pacificamente la loro intenzione di voto in Catalogna, definendo criminale, cosa che nessun altro leader politico nel Parlamento europeo ha fatto, l'intervento dello Stato con la sua forza armata per picchiare dei vecchi, dei cittadini che volevano pacificamente manifestare la loro intenzione di votare e votare per la loro indipendenza, legale o no. Ma tu non puoi permetterti come Stato di prendere e andare a menare delle persone che stanno cercando in quel momento di manifestare con un voto pacifico. E quello che è successo, lui è stato, penso, il Parlamento aveva il tempo di parola e l'incisività mediatica per denunciarlo. Gli altri, ovviamente, essendo Rajoy un esponente del Partito Popolare Europeo, della grande coalizione politica europea,
tutti gli altri ovviamente, per quanto hanno detto sì, non bisognava pestare i manifestanti, però l'hanno detto tra le righe, senza si è parlato per un giorno e mezzo, poi basta. Ecco, tutti gli altri non hanno denunciato la cosa. Fosse successa, per dire, in un paese che per loro è scomodo, tipo l'Ungheria o quant'altro, subito a picchiare giù duro, a fare risoluzioni, avrebbero mandato qualunque messaggio minatorio. Invece in questo caso è stato tutto seppellito, quindi devo dire che, ecco, è una persona che da quel punto di vista potrebbe sostenere sicuramente una battaglia democratica di questo tipo con questo principio. Sicuramente vi invito anche magari a mandarmi un messaggio e cercare appunto di coinvolgerlo, che lui ovviamente, per quanto poi non sia amato dal mainstream, comunque è una persona mediatica e può dare risalto all'iniziativa, senza poi entrare nel merito, perché poi lui ovviamente mette la sua immagine a disposizione di quello che è un dibattito pubblico, che è quello che fondamentalmente sostiene, sostiene anche, mi piace, il movimento per questo, che mette al centro un'idea che è quella di condivisione delle idee dei cittadini. Allora, chiunque vuole fare un intervento, se viene qua, così per favorire l'audio, chi è che vuole fare interventi? Uno, tanto per capire, due, tre, quattro, se venite qua, uno alla volta. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Fabrizio Granata, sono torinese. Devi usare una voce molto tonante. Torinese, volevo due domande agli amici svizzeri, che ringrazio di far le gite fuori porta, nonostante che qui non trovino neanche uno che possa votare, quindi veramente venite col cuore, grazie mille. La prima domanda è: c'è già la domanda referendaria? C'è sulla scheda elettorale del referendum di moneta intera, quale sarà la domanda? La domanda sarà semplicemente: volete accettare l'identità moneta intera o no? Sì o no? Tutto qua. Perfetto, quindi è questa la domanda, sì. È già definita. Sì, non possiamo fare delle scelte, no, tipo no. Preferisci che i soldi siano tuoi o delle banche? No, noi abbiamo proposto un testo di Costituzione che è vincolante, quello già prima della raccolta firma è dovuto essere presentato alla Cancelleria federale. Okay, quindi è stato. E quello così, e la domanda sarà semplicemente: volete accettare questo testo di Costituzione o no? L'altra cosa è come dall'Italia si può aiutare la campagna referendaria, al di là di fare il contributo via carta di credito sul sito. C'è modo che noi dall'Italia possiamo in qualche modo darvi una mano? Ma a parte appunto finanziariamente, siamo sempre grati, perché ci mancano i fondi anche. Ecco, parlarne, divulgare la voce, cioè per il Ticino e l'Italia fanno un po' un blocco unico. Quello, se se ne parla in Italia, se ne parlerà anche in Ticino, quindi se ne parlerà anche in Svizzera. Quindi questo è un modo. C'è anche... Scusate, deve fare una conversione di servizio per un'automobile. Qualcuno ha parcheggiato dentro al campo, cioè dentro al cancellone, entrato dentro, perché devono chiudere? Ah, sì. Ok, Sergio, rispondi. Un altro modo è anche quello, se uno ha voglia di fare una gita al contrario, di venire alla nostra riunione mensile, che teniamo una volta al mese. Se voi, qualcuno interessato, ci dà la sua mail a Lugano, gli mandiamo la mail, se non altro teniamo aggiornati sugli sviluppi, e se qualcuno vuol venire una volta, poi ci sono magari dei piccoli incarichi anche a distanza che si possono svolgere. Grazie. Sui social. Abbiamo, se posso aggiungere, appunto, noi abbiamo tanto lavoro da fare, per esempio redigere testi. Traduzioni sarà più difficile perché pochi parlano tedesco in Italia, però redigere testi, per esempio, è un lavoro che può fare anche un italiano, che accettiamo volentieri se qualcuno si offre per questo tipo di lavori, o ci sono altre cose, come ho detto. Iscrivetevi alla nostra newsletter e saprete quando facciamo questo incontro mensile aperto al pubblico. Tra l'altro volevo fare un'aggiunta, che è una guerra tutta teutonica, no? fra i tedeschi cattivi nati in Germania e i madrelingua tedeschi nati in Svizzera, che sono i fondatori di moneta intera. Quindi è uno scontro tutto interno fra di voi tedeschi, no? Tu sei anche madrelingua tedesco? No, non sono d'accordo. No? No? Lui delineava i tedeschi cattivi che conducono l'Europa, voi siete... Cioè, uno dei primi movimenti per una riforma monetaria di questo tipo è partito in Germania. Il movimento Monetative in Germania,
esisteva già molto prima della moneta intera. Purtroppo noi siamo più, diciamo, purtroppo noi siamo più avanzati adesso solo per, a causa del, del nostro sistema politico. Grazie, perché abbiamo la democrazia diretta. Grazie, referendum. Però in Germania si sono mossi già molto prima. E, quindi sempre lingua tedesca, però il, diciamo, il dibattito principale. Ah beh, quello sì, 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 quello sì. Sì, ormai lo spunto è partito anche dalla Svizzera interna, sì, dalla Svizzera interna, tedesca. Vuol dire tedesca. Sì, sì. Ok. Tu stavi finendo la... Sì, io volevo passare un attimo all'Italia o all'Europa. Ho sentito tanto parlare di cessione di sovranità. Ora, io vorrei ricordare l'articolo 11 della nostra Costituzione, che non prevede cessioni di sovranità, perché recita limitazioni di sovranità a solo in caso di reciprocità tra gli stati e solo a fini di pace. Quindi una maniera semplice per risolvere questa questione è prendere chi ha firmato i trattati dell'Unione Europea o li ha votati, denunciarli per attentato alla Costituzione e portare a loro i conti che eventualmente l'Europa dovesse mandarci. Risolto il problema. Punto. Immagino ti stai riferendo a... No, non è... questa era un'affermazione, ah, non era una domanda. Ah, okay. La domanda viene adesso. Se avete valutato il fatto che le banche, quando imprestano i soldi, il denaro scritturale, se lo segnano in bilancio al negativo. Quando uno rende il finanziamento, lo mettono al positivo, la partita doppia fa zero tasse. Ok? Ok, detto questo, una via per, dato che non possiamo subito mettere in galera i traditori della patria, ma subito si può chiedere che le banche paghino il 27% di tasse come pagano le altre società. Noi col 27% di tasse sul denaro creato risolviamo il problema del bilancio dello Stato. Quindi quello lì è un suggerimento che do, non so se... Se c'è una risposta su questo. Sì, due miei colleghi della Cosa di Siviglia che hanno mandato diverse interrogazioni e stanno portando avanti questo tema sulla contabilità bancaria. Quindi cioè, il Movimento 5 Stelle su questo si è già impegnato in sede parlamentare, penso che seguendo proprio questi due deputati, ma anche seguendo le loro pagine, tu possa vedere le iniziative che loro hanno fatto, ma le loro pagine intendo quelle istituzionali dove c'è anche l'elenco degli atti, perché sono questioni rimaste agli atti. Sulla violazione del principio della nostra Costituzione è vero, c'è l'avvocato Mori che tra l'altro di recente ha ricevuto una risposta da parte di un magistrato che appunto dice che è legale cedere sovranità. Io sono molto scettico, principalmente perché anche il potere della magistratura comunque è di indicazione politica. Sappiamo che nel Consiglio Superiore della Magistratura ci sono tante nomine fatte da Giorgio Napolitano e quindi personaggi obiettivamente che nella loro indipendenza poi dimostrano sempre un legame politico. Quindi spero che un'iniziativa giuridica giusta poi dopo venga valutata in modo giusto da chi deve analizzare in modo indipendente. Lo stesso principio legato a le istituzioni indipendenti bancarie, che poi però di fatto sono controllate da altri poteri, non dal bene comune. Quindi idem anche per il diritto, è la stessa cosa per le questioni monetarie. L'indipendenza ad oggi è tutta in conflitto di interessi dal mio punto di vista, quindi bisogna utilizzare, si può riportare sotto il dominio pubblico tutto questo, però bisogna dotare poi dopo chi gestirà questi poteri importanti come quello del diritto, della magistratura e monetario, di strumenti di controllo trasparenti e democratici, che ad oggi, ripeto, con le tecnologie che abbiamo sono fattibili, perché poi ci sarà sempre un puntiglioso, un curioso che andrà a studiare, quindi basta secondo me la trasparenza, cosa che, ripeto, ad oggi non c'è, e ovviamente utilizza il dogma dell'indipendenza per tirare fuori poi dopo la sovranità, togliere la sovranità ai cittadini e darla ai privati. Allora io volevo salutare... Vanno via gli svizzeri. Costantin Demeter e Sergio Morandi che sono appena andati via, anche se andranno a prendere il treno. E niente, io volevo chiedere a qualcuno di voi se avete delle domande. Ne ho ancora 10 minuti. Vedete, volete fare... Prego, vieni qua pure. Ah, sai, veloce, veloce anche tu che vai con gli svizzeri. Una domanda, perché? La voce devi farla alta. Sì,
Solo una cosa volevo precisare, perché lei ha detto più volte che l'Unione Europea sta perseguendo politiche liberiste, però io penso che sia, cioè sono abbastanza convinto che sia diverso da così, perché l'Unione Europea in realtà è quanto di più lontano ci possa essere dal liberismo, perché centralizza, tende a centralizzare e soprattutto a regolare e a ridurre il più possibile la libertà di autodeterminazione dei popoli, quindi cioè, secondo me su questo non sono molto d'accordo su quello che diceva, perché cioè, tutto qua. Quindi Marco, come diceva Beppe, ci hanno rubato anche le parole. No, ma ha ragione, perché di fatto il principio liberista può sembrare anche per alcuni bello e corretto, il problema è che per come è applicato oggi nel completo conflitto di interesse si creano delle distorsioni su quel sistema, quindi chi si fa portatore di quel tipo di messaggio cerca di argomentarlo per quello che è il principio sano e onesto del principio magari liberista che lui professa e che ha in mente, che poi dopo però viene inficiato da quello che è la realtà dei fatti argomentata da un altro punto di vista. Cioè se io analizzo poi quel, non dovrei inventarmi un termine nuovo per dire a un cialtrone che è un cialtrone, però secondo me è il modo migliore è dire che è un cialtrone. Voleva rispondere anche Fabrizio D'Asta. Io volevo solo dire che abbiamo citato Beppe, che nel 1998 ha fatto uno spettacolo, Apocalisse Morbida, dato che il più grande maestro di Beppe Grillo è stato Giacinto Riti, qua nei volantini che vi abbiamo dato, infatti vediamo i due vicini vicini ad Atri nel 96 quando era allievo di Euripide. No, una precisazione per conciliare, diciamo, il quadro del neoliberismo. Allora, il neoliberismo, essendo un'ideologia, come tutte le ideologie, esprime la falsa coscienza della realtà. In che senso? Il neoliberismo esiste solo per i popoli, dove viene professato la competizione e la privatizzazione del mondo. Per i grandi poteri non è mai esistito il neoliberismo, perché l'economia capitalistica funziona in questa maniera semplice: se tu fai bene vendi, guadagni, se fai male non vendi, perdi, chiudi, fallisci. Noi oggi le grandi banche vengono finanziate quando sono, tra virgolette, in crisi dagli stati. Il più grande colpo di Stato degli ultimi 50 anni è stato un colpo di Stato finanziario bipartisan, perché sia Bush e Obama hanno dato 700 miliardi di dollari, cioè la metà del prodotto interno lordo americano, alle banche per salvataggio. Questo non è il liberismo. Questo non è il liberismo. Il liberismo prevederebbe il fallimento del Chiudo, liberismo è professato solo per i popoli. In quel senso il nostro mondo è neoliberista. È chiaro che per le multinazionali e le banche il neoliberismo non va. Esatto. Esiste il capitalismo di Stato. Esatto. Che è un'oligarchia, il capitalismo di Stato. Che è una mafia legale, che però non ha nulla a che vedere con il liberismo, anzi il liberismo prevederebbe la competizione fra tutti, quindi fra tutti gli attori economici. Quindi ciò non toglie che tra i popoli esiste il neoliberismo, no? Perché i commercianti, i cittadini devono competere per quella piccola quota di reddito per pagare le tasse, i debiti. Quindi in realtà l'ideologia del mondo oggi è il neoliberismo, che è poi la maschera adottata e in realtà per le grandi istituzioni economiche ciò non vale. Quello appartiene diciamo così, ai nudi e crudi dati di fatto. Però l'ideologia, la falsa coscienza, si dice che è neoliberista in questo modo. Io lascerei andare gli svizzeri, e però con una promessa: promettete di contattare Nigel Farage e di portarlo dalla parte dei giusti, come ha già fatto con la Catalogna. È una buona idea. È una buona idea. Costantin, prometti davanti alla videocamera? Prometto. Ci proviamo. È la Bibbia ormai. Va bene. Siete grazie a tutti. Siete congedati. Qualche altro intervento? Qualche. Lì vedo il signor Abruzzi. Vuole fare un intervento? Abruzzi, Galluzzi. Qualche altro intervento? Chiudiamo qui allora? Ah, eccolo qua, prego. Due domande così molto
C'è una speranza perché si possa in qualche modo trovare il modo di mettere in discussione gli stessi trattati, visto che sono stati fatti in violazione della nostra Costituzione, che vieta, non solo punisce, ma vieta la cessione di sovranità. Cioè, lo stesso Prodi che ha firmato il Trattato di Lisbona a fine 93, no, 2007-2008, cioè, ha ceduto di fatto sovranità e tutto quello che era la cessione nelle varie fasi. Cioè, si può pensare, c'è uno strumento anche normativo, anche non so, giuridico o politico, ma soprattutto giuridico, che può mettere in discussione questi trattati, secondo lei, oppure no? L'altra cosa, volevo darla all'autore del libro, dire all'autore del libro, chiedendogli se la sentenza che ha condannato Giacinto Uriti nel 94, dicendo che in sostanza il reato non era un reato in quanto consuetudine, sia impugnabile, perché secondo me, ad esempio, un reato è consuetudine quando tutti lo conoscono e tutti lo accettano. Invece, per quanto riguarda il signoraggio bancario e quindi tutta questa questione, non c'è questo presupposto anche diciamo giuridico, perché questa questione non è né conosciuta e soprattutto né accettata dalla gente. Quindi non c'è motivo diciamo di considerare questa sentenza diciamo valida, perché non è vero che è una consuetudine. Insomma. Chi è che doveva rispondere? Prima C'è la possibilità sia di revisione che di uscita. La revisione può essere proposta principalmente da un governo che aderisce al trattato, e di fatto, secondo me, se tu proponi una revisione che comporta ovviamente uno scontro politico con altri stati, con altri portatori di interesse, il modo più forte per portare le tue motivazioni è quella anche di minacciare in un certo senso un'uscita, che non è l'uscita dall'euro, l'uscita dal trattato, che è l'articolo 52 che disciplina l'uscita di uno Stato dall'Unione Europea. Questo è il modo, diciamo, più impattante. Tu puoi portare ovviamente le tue motivazioni pacifiche e ideologiche del buon senso, secondo te come dovrebbe essere costruita l'Unione Europea. Ovvio che se da questo buonsenso ci si discosta troppo da una posizione di governo, tu devi valutare con i cittadini, in base al mandato che hai, e se non ce l'hai, trovare il modo per ottenerlo, per fare l'interesse di chi ti manda a trattare un tavolo internazionale. Quindi le possibilità, secondo me, ci sono. Abbiamo visto cosa succede quando degli stati cercano di autodeterminarsi o dei cittadini di votare. Diventa molto complicato, perché chi ad oggi detiene il potere con in mano queste carte firmate in modo subdolo dai vari governanti nel corso degli anni, ecco, si porta sempre a dire: ah, i cittadini hanno sbagliato a votare, sono stati influenzati dal populismo, quando in realtà le motivazioni sono più che valide per chiedere una modifica. E ovviamente basta uscire dalla logica del denaro, del profitto, per portare delle motivazioni razionali. Un altro tema è quello dell'euro, che non è sancito nel trattato, non è sancita la modalità di uscita, perché tu ad oggi devi adottare l'euro se entri nell'Unione Europea, quando rispetti i criteri di convergenza economica. Non esiste un articolo che ti dica come uscire dall'Unione Monetaria, perché ad oggi abbiamo paesi come l'Inghilterra che sta uscendo dall'Unione Europea, o la Danimarca, che hanno un opt-out, e secondo me sarebbe importante normare anche questo, perché è democratico. Cioè, se l'Unione Europea non progredisce verso quello che è il principio fondante, che è tutta una bella pappardella buonista, è ovvio che un paese che si autodetermina democraticamente può decidere anche di uscire sia dall'Unione Europea, ma anche solo dall'Unione Monetaria. Questo andrebbe sancito nel trattato, quindi noi l'abbiamo proposto anche in tutti i testi normativi del Parlamento Europeo, di dotarsi di strumenti democratici. È ovvio che chi oggi detiene questo progetto e la paternità di questo progetto e vuole continuare a portarlo avanti
ci osteggia con tutte le proprie forze, però la possibilità c'è, più interlocutori hai in Consiglio europeo che spingono per la tua battaglia, più puoi farla a livello europeo. Ovvio, le carte per gestirlo sempre a livello nazionale per ora ce le hai, le conseguenze possono essere diverse di carattere politico, economico, e comunque sono ritorsioni nel caso che ti possono fare. Quello però poi sta agli altri stati determinarlo, perché ad oggi, se io dovessi democraticamente decidere di uscire da una gabbia perché mi strangola, prendi il caso della Grecia, io ho visto fare guerre per portare la democrazia, però sono un po' parti invertite in tutto questo meccanismo, se pensiamo alle guerre che sono state fatte negli ultimi anni e le motivazioni. Nessun americano ha invaso Bruxelles perché stava facendo appunto un atto oltraggioso verso la Grecia negli ultimi anni, o verso i paesi della periferia dell'Unione Europea. Quindi capite come ci siano questi meccanismi politici ed economici molto perversi e molto coercitivi, che ci impediscono appunto di anche argomentare in modo serio certe cose dal punto di vista mediatico. Però vedremo, cioè, ripeto, adesso c'è una grande revisione istituzionale a livello europeo e c'è lo spazio per portare avanti delle idee. Starà a noi avere la forza per argomentarle non con un eurodeputato, ma con qualche centinaio di deputati. Io spero che quello possa essere la forza. Vedremo, che la storia comunque si riscriverà. Fabrizio? Sì, sarò breve a rispondere alla È conciso. Praticamente il discorso della consuetudine, che fu il motivo fondante della risposta, no? della procura nei confronti di Auriti, e come reagire in modo giuridico. Allora, citiamo solamente un fatto. Qualche anno dopo, la Adusbef, sempre sotto consiglio e pressione di Auriti, l'Adusbef era sindacato per la difesa degli utenti dei servizi finanziari e bancari. Portò la Banca d'Italia davanti al giudice pace di Lecce, reclamando la redistribuzione del reddito di signoraggio a tutti i cittadini italiani. Il giudice di pace dette ragione alla Adusbef, però il successivo ricorso in Cassazione da parte della Banca d'Italia fece annullare la sentenza. Il motivo è che la magistratura non era competente. Si autodichiarava incompetente. Si dichiarava incompetente. Quindi questo lascia capire che la via giuridica, per quanto possa essere valida e si possa trovare chiaramente delle strade, la ritengo comunque minoritaria rispetto a quello che è un problema di natura politica. Cioè il fatto che poi, tra l'altro, nel tempo la Banca d'Italia è diventata, diciamo, un attore di secondo piano rispetto alla Banca Centrale Europea, che è il vero attore principale. La Banca Centrale Europea, la magistratura interviene quando si sta in democrazia, no? Il buon Montesquieu dice che ci sono tre ordini di poteri: quello legislativo, esecutivo e giudiziario. Però se c'è il potere economico, come la Banca Centrale Europea, che determina la vita economica e sociale dell'Unione Europea, che non risponde alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo, tra l'altro organi tecnocratici, non risponde al Parlamento Europeo, non risponde alla Corte di Giustizia, chiaramente forse dobbiamo incominciare a domandarci se siamo in democrazia. Quindi se è più una questione di percorrere delle vie giuridiche o delle vie politiche. Quindi in questo caso, come in Svizzera, il problema è la politica, cioè dal basso ci si aziona. Certo, lì ci sono gli strumenti democratici come il referendum che permettono, in tal senso forse c'è da fare una battaglia, penso che Marco sarà d'accordo. Uno dei nostri punti del programma. D'accordo che il Parlamento Europeo deve avere, essere un Parlamento con un potere legislativo più sostanzioso di quello che è probabilmente oggi, in tal senso.
Questo non è, non, cioè non, non abbiamo questo potere, però sarebbe comunque da definire, perché in quel caso vorrebbe dire che l'Unione Europea ci va bene e che funziona. Quindi di fatto ad oggi è un paradosso che chi i cittadini eleggono non faccia le leggi ma si limiti a modificarle con l'influenza di decine di migliaia di lobbisti a Bruxelles. Certo. Però nel frattempo ci sono anche tutte queste istituzioni che sono normate nei trattati, come la Banca Centrale Europea o le varie agenzie o quant'altro, che sono organi indipendenti che però di fatto rispondono poi a logiche legate ai portatori di interessi e al conflitto di interesse, quindi e nessun controllo democratico diretto, come hai detto. Quindi obiettivamente sono tante le cose da cambiare, non solo il Parlamento Europeo. No, certo, quindi certo. Cambiando tutto questo sicuramente l'Unione Europea potrebbe anche andarmi bene, ma a quel punto mi dico è proprio una rivoluzione pesante che va fatta. Ovvio, come forza ipotetica di governo il 5 Stelle tra qualche mese, sono tutte condizioni che si possono portare sul tavolo europeo. Io mi immagino quello che possono risponderci coloro che stanno disegnando questo tipo di modello di Unione Europea e sistema globale dagli ultimi 100 anni a questa parte. Quindi arrivare lì con un'idea di questo tipo, voglio vedere che tipo di reazione ci sarebbe. Nessuno poi comunque ci vieta di applicare in Italia un sistema democratico e condivisivo con il referendum, e se non saremo in grado con la forza noi di andare a trattare con un mandato elettorale legato a quello che è il nostro programma, faremo dei vari referendum e in questo modo porteremo appunto volontà popolare, e questo penso sia il modo più più semplice ma anche più efficace per smuovere un po' l'opinione pubblica e smuovere anche poi la volontà politica sulle azioni da intraprendere. È fondamentale, come dice Marco, aggredire il problema da più lati, dall'altro. Una sorta di blitz di origine tedesca, sempre, quindi, no? Nel senso che dotarsi di strumenti a livello nazionale, agire a livello europeo, da più fronti. Quello che sta facendo è impedirci di andare a votare perché è scomodo, perché se la gente vota si informa, e se si informa capisce le fregature. Quindi obiettivamente dotare di strumenti partecipativi e democratici uno Stato, la collettività in generale, è fondamentale per sviluppare i temi e per cambiare le cose se non ci vanno bene. Quindi penso che il Movimento 5 Stelle possa avere anche tanti difetti, ma come principio fondante è proprio questo, la condivisione e gli strumenti di condivisione, e cercare di portarli a livello sistemico per poter appunto poi dopo fare dei cambiamenti epocali. Oggi abbiamo gli strumenti, prima non c'erano, oggi abbiamo la rete, abbiamo la possibilità, ci vuole la volontà anche dei cittadini di informarsi e di utilizzarle, ma se uno Stato si fa promotore di questa iniziativa è ovvio che c'è più interesse rispetto a un blogger o rispetto a un comico, quindi certo. Penso che sarebbe una cosa di sicuro impattante e che sarebbe difficilmente ignorabile. Poi le conseguenze sono tutte da vedere. Abbiamo visto un referendum in Grecia spernacchiato, ovviamente fatto in una modalità non proprio corretta, perché non è stato chiesto ai greci di uscire o no dall'euro, ma una domanda un po' più sfigata, tra virgolette, cioè gli hanno chiesto se volevano accettare il programma o no, e comunque gliel'hanno fatto accettare anche se i greci avevano detto no, questo nessuno ne parla più, però Tsipras non è che poi dopo ha fatto altri referendum, è andato giù duro. Insomma, obiettivamente penso che... Nonostante sia stato sollecitato da Farage in Parlamento Europeo, no? Ma tutti l'hanno sollecitato, però sai, le dinamiche che subentrano a quel livello sono complesse fino a un certo punto, perché l'avranno chiamato minacciandolo un po' tutti, da Draghi a Obama, eccetera, e quindi lui si è sentito un po' nell'angolo, non ha sentito il sostegno dei suoi compagni di partito, quelli vicini. Ovviamente c'era il popolo greco con lui fino a un certo punto, perché i greci... Nonostante tutto, per i sondaggi che sono usciti, poi bisogna prenderli con le pinze, però pur consapevoli di essere in una situazione di crisi sovrana e incredibile, erano contro l'Unione Europea ma non contro lo strumento monetario per maggioranza. Quindi obiettivamente è anche questo un paradosso, perché non si è informato. Hanno fatto un referendum sul tema sbagliato. Informazione. Il cittadino si è stato spaventato, i veri terroristi sono... le banche che hanno chiuso i bancomat ai cittadini greci, cioè in quell'occasione lì uno si è sentito terrorizzato che quei pochi euro che aveva di risparmi nel bancomat non li poteva neanche prelevare, o li poteva prelevare con un contagocce, e quindi ha detto cazzo, qua se cosa ci succede? Se usciamo dall'euro ci bombardano, oddio. Cioè obiettivamente questo è il terrorismo che stanno facendo attraverso questa sovranità che è del popolo, che si sono presi
nel mondo privato e con le banche. Quindi obiettivamente è una battaglia molto grande, molto difficile, che si può combattere con strumenti partecipativi e informando le persone il più possibile, perché uno da solo non riuscirà mai a fare questa battaglia. Un popolo informato e che giustamente, pacificamente, con le giuste informazioni si ribella, ecco, quello è più difficile da contrastare, perché è una cosa più radicata. Esatto. Gli strumenti partecipativi, la Svizzera su questo è un esempio, spero che i ragazzi svizzeri riescano a ottenere un risultato e facciano parlare di questo. Da lì vedremo, ecco, cosa si potrà applicare. Abbiamo una domanda di Ciro, ma prima di Ciro volevo fare una domanda a Juan. Secondo te un dibattito del genere, di questo livello sul settore bancario, si poteva fare con Forza Italia, con il PD, con la Boldrini o con la Lega Nord? Io nel mio piccolo posso dire che i partiti sono molto carenti di democrazia, per cui quando ci sono degli interessi a priori non c'è mai l'interesse di voler sviluppare un tema che invece sia quello che va incontro ai cittadini. Io nel mio piccolo posso dire solo questo, poi non voglio entrare noto organizzatore di eventi con il Movimento 5 Stelle. Non voglio entrare nella parte tecnica, voglio solamente dire in generale che qualsiasi occasione che ci possa essere per far partecipare le persone, per parlare di temi scomodi e che comunque servano per allarmare un po' le persone su quello che sta succedendo, è sempre molto è sempre più al centro del Movimento 5 Stelle piuttosto che di altre persone che chiaramente cosa fanno? Speculano nella loro esistenza politica, per cui sarebbe qualcosa che andrebbe contro quello che loro stanno facendo, anche se apparentemente fanno vedere di essere da parte dei cittadini, che poi alla fine non è così, perché altrimenti io vorrei vedere se alla Leopolda il PD facesse finalmente un congresso sulla condizione economica italiana invece che fare di dirsela, cantarsela e suonarsela fra di loro e poi dopo fare quello che hanno fatto. Quindi io credo che invece non ci sia, io adesso non voglio fare propaganda politica, nel senso la faccio perché ne sono coinvolto direttamente, ma io sfido qualsiasi altra persona che fa politica nel coinvolgere i cittadini su queste tematiche e portarle al centro dell'attenzione. Per cui io ringrazio, fra l'altro approfitto anche per ringraziare Marco che ci ha portato comunque un po' di quello che succede in Europa e comunque anche delle tematiche interessanti. E anche Fabrizio, anzi volevo anche l'ultimo minuto dirvi una cosa, volevo approfittare visto che siamo in diretta di dire che domenica qua in Lombardia ci sarà il referendum per l'indipendenza che ha fatto il Movimento 5 Stelle, per cui volevo invitare anche le persone a votare sì. È stato un referendum che ha fatto Dario Violi, per cui noi ci teniamo e vogliamo anche per la maggiore autonomia, per la maggiore autonomia della Lombardia. Comunque ringraziamo il Movimento di Fagnanolona, adesso proseguiamo col dibattito. Questi siamo a Fagnanolona in provincia di Varese sulla pagina Facebook Cose che nessuno vedirà di nocensura.com. Qua abbiamo Ciro. La mia domanda in un certo senso è stata un po' anticipata, visto che in questi giorni sarà indotto nel Veneto, io ho residenza nel Veneto, un referendum per l'indipendenza, volevo per la maggiore autonomia. Sì, volevo porre questa domanda, se potrebbe causare un effetto domino per le altre regioni o è soltanto il solito fumo negli occhi che viene dato a una popolazione che ormai è stanca? A chi la fai la domanda? A chi vuole rispondere? A tutti. Chi è il primo? Lo strumento è nel DNA del movimento, quindi non puoi opporti a manifestare tramite un referendum di questo tipo una volontà che è anche legittima magari da parte di alcune regioni che in parte nel conto dei soldi che vengono trasferiti al bilancio dello Stato centrale, la parte che è comunque di competenza nostra, che viene gestita a Roma, la proposta del referendum porta questi soldi a essere gestiti nello specifico dal Veneto e dalla Lombardia. Quindi sicuramente con un sì importante su questo c'è la possibilità poi anche politica a livello nazionale di portare avanti una proposta concreta, e lo dico anche per quello che è il tema più grosso di revisione dei trattati a livello europeo e quant'altro, cioè se noi avessimo come strumento democratico quello referendario ad esempio per decidere o no se ratificare all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea il fiscal compact, è ovvio che uno che va sul tavolo di trattativa europea come
Presidente del Consiglio dei Ministri italiano con un esito referendario che gli dice no, dice il popolo italiano che aderisce all'Unione Europea ha detto no. Ora, le condizioni nostre sono queste. Cosa dice il popolo X? Molto probabilmente nessun popolo sarebbe a favore se non fossero i tedeschi, quindi sarebbero in minoranza e verrebbero schiacciati. Quindi è questo il futuro, secondo me, cercare di dotarsi di strumenti di democrazia diretta e, obiettivamente, se fatti in modo giusto, cioè con le argomentazioni e par condicio, sia per le motivazioni del sì e del no, e senza quorum, perché è fondamentale per la democrazia quello anche di non far utilizzare lo strumento del quorum per abbattere o meno le ragioni referendarie, ecco, possono essere strumenti che portano poi a dei veri cambiamenti politici e democratici. Se non utilizziamo questi strumenti è molto difficile. Quindi secondo me non è fumo quello del referendum che verrà fatto questa domenica, porterà a poi un'iniziativa politica. L'iniziativa politica poi bisognerà vedere se ci sarà la volontà e un governo ben disposto ad applicarlo. E su questo poi mi collego anche a quello che stavo dicendo sulla credibilità di Forza Italia e Partito Democratico. C'è Berlusconi che proprio oggi, era ieri, era al congresso del Partito Popolare Europeo, ha stretto la mano alla Merkel, a Rajoy, a tutti gli esponenti del Partito Popolare Europeo, facendosi ancora propaganda politica per le prossime campagne, per la prossima campagna elettorale in Italia, dimenticandosi tutto d'un tratto il colpo di Stato che ha subito nel 2011 e cancellandolo col solo interesse di rientrare e rimettersi appunto in primo piano con l'interesse principalmente personale che è quello degli italiani. Ovviamente una persona che da questo punto di vista è molto bravo a recitare e continua negli anni a ingannare una parte dell'opinione pubblica che non ha grande memoria storica, però per le persone attente e che seguono la politica e la storia penso che Berlusconi sia un personaggio più che bruciato. Ecco, spero che gli italiani non credano alle sue fandonie, che si saranno e parecchie da qui a pochi mesi, perché l'immagine che cerca di dare è rassicurante di quello che torna per mettere pace tra noi e la Merkel. In realtà il suo interesse è quello appunto di riappropriarsi del potere in Italia e di fare un po' di interessi personali ancora, vendendo fumo nel modo in cui è stato abituato a fare negli ultimi anni. E nelle campagne elettorali si sa che si vende spesso fumo e poi dopo si creano pure di situazioni complicate da gestire. Inventeremo un bonus alla Renzi. Ah, lo sicuro, ma di più. Chi lo sa? È lui l'inventore del gioco delle tre carte, non ve l'hanno detto. Insomma, non è mai cambiato da quando faceva l'animatore con Faronieri sulle navi, sulla Achille Lauro, è rimasto uguale, no? È rimasto uguale. Tu volevi concludere? Che se nessuno niente, concludiamo allora. Sì, dai. No, evidentemente Berlusconi con una battuta, dopo essere stato detonizzato, ecco un aneddoto, per fare fuori il governo Berlusconi che era un po' restio evidentemente a qualche manovra che pioveva dall'alto. Tra l'altro Berlusconi aveva iniziato nella legislatura 2000-2005 un processo di rinazionalizzazione della Banca d'Italia. Tremonti invece nel 2006 il governo Prodi sanò, diciamo, il vuoto normativo che c'era, perché lo statuto della Banca d'Italia precedente all'articolo 3 fissava che gli azionisti di maggioranza della Banca d'Italia dovessero essere pubblici, privati, e questo articolo fu modificato, no, dal governo Prodi. E proprio poco prima della caduta Goldman Sachs e Deutsche Bank, che detenevano l'88% dei loro titoli del debito pubblico italiano, li misero, diciamo così, in vendita, facendo quindi aumentare lo spread, crollare e quant'altro, e il governo Berlusconi saltò. Evidentemente Berlusconi ha imparato la lezione, ecco perché ha capito come insomma funzionano. No, ma andò in TV a denunciare proprio questo. Mi ricordo c'è una sua intervista dalla Gruber, mi sembra, o comunque in un altro di questi programmi di prima serata, dove denunciava questa pratica delle grandi banche che avevano venduto titoli di Stato italiani creando le condizioni per il colpo di Stato. E il fatto che lui torni adesso insieme a quelli che di fatto l'hanno cacciato a pedate in modo anche un po' brutto, fa capire appunto di quanto sia una persona poco credibile e che si sia in qualche modo impegnato in qualche modo con loro in un patto tra
tra i diavoli in questo caso. Si potrebbe dire che è una sorta di bambino discolo che ripetutamente fa dispetti a chi sta in alto e quindi gli devono fare imparare ogni volta la lezione. Sì. Dopo un po' ritorna sempre. Perché basta fargli crollare un po' il titolo Mediaset in borsa e lui si china, no? Come funzionano, però un processo. Va bene. Quindi grazie Fagnano Lona, grazie che ha partecipato, grazie Max, ma si può anche schiacciare i capelli. Ok, ciao Juan. Ciao.